Ma guarda quanto siamo belli. Io avevo proposto una cosa, devi... Ecco qui, perfetto. Abbiamo anche il movimento di regia oggi. Madonna, ragazzi, sono emozionatissimo. È la prima volta che mi trovo su una piattaforma come Twitch e ho una voglia matta di farvi vedere i capezzoli, ma resisterò. Comunque, intanto è partita anche qui. Benvenuti in questa primissima, in realtà non è la prima. No? Grazie ragazzi che vi siete. Devo abbassare. Noi leggiamo i vostri commenti, qui c'ho una piattaformina. Allora, non è la prima volta che siamo su Twitch perché abbiamo iniziato a fare live su Twitch. E adesso per stare tranquilli di non incorrere in infrazioni del Non regolamento, dobbiamo far vedere i con la capezzoli. lametta ci siamo tolti i capezzoli. Adesso abbiamo dei cerotti attaccati qui dove prima c'erano dei capezzoli. E ci rendiamo conto, purtroppo con un ritardo mostruoso, che se un domani ci trovassimo ad allattare, dovremmo farlo attraverso il glande. Intanto, un po' di informazioni. Abbiamo attivato la chat solo per i sub, per adesso. Sub, anche detti. Niente, te sono mozzatori anche. Vabbè, dicevamo, per i sub, perché in questo modo è difficile parlare con la voce che ti rientra dentro le orecchie. Abbassi un po' la... Ma questo Non loro so lo nemmeno... sentiranno, Sì, cioè. loro lo sentono, non so nemmeno a che livello si sente. Io credo che adesso cercheremo di livellare un po' i Però è volumi. bello perché noi abbiamo fatto tutta l'impostazione, vedrete, ci sono due camere. Fai vedere la seconda camera, che non sappiamo se funziona. Guarda la seconda camera. È tipo... Imbecilli. Qui c'è il tablet qui, vedete questo bel Lo tablet? togliamo quel Non lo tablet. so, non riesco a vedere, non ho ancora parte. Puoi spingerlo verso il fatto apposta mociù fat. Mi dichi regia, va bene così? Sì, è perfetto. Esattamente lì, giusto sotto la chat, è perfetto. Oh, va. Vedete questo bicchiere? C'è sopra un uniporno. È un cavallo che ha guardato una volta sola un film Ma del fai... genere e poi ha smesso. Sei in forma Fai oggi? vedere il Oggi piatto. vi facciamo vedere anche il piatto, guarda che bello il piatto. So anche che la regia è talmente attiva che sta facendo vedere il piatto e adesso si toglie magicamente. E torna su di noi. Questa, signori, è la televisione del domani. Io non so se arriva direttamente, Non capito? lo Però so. ogni tanto parte nel mocca a mammi ed è bellissimo. Io sono molto orgoglioso di essere qui con voi a condividere un momento di così alta qualità, con piatti unicornati rosa, bicchieri unicornati rosa e coltelli inefficaci di legno. Io mi sono dimenticato a prendere il coltello. Non sappiamo se su Twitch si possono far vedere i coltelli, ma noi abbiamo il nostro fido coltello alla Rambo. Su Twitch, se non si possono far vedere i capezzoli, dubito che si possano far vedere i coltelli. Nick, qua c'è un problema di audio a quanto pare. Possiamo chiedere ai sub se sentono le notifiche? Sentite le notifiche? Penso di sì, penso di sì. Comunque grazie a tutti quelli che stanno sottoscrivendo. Perché noi li sentiamo le cose. Mocca a mammi da ogni tanto vi va. Si sentono basse. Tra l'altro dovrebbe esserci un randomizer, ma non è Sì. vero, è proprio sempre Sì. Moccamammy del suo Un preferito. sacco dicono di no. No, sentono basse. Molto probabilmente si sentiranno basse. Vabbè, ma adesso Meglio, risolviamo. Abbiamo una meglio, regia appunto per fare questo. Noi oggi facciamo gli ospiti a casa nostra. meglio. Sì, oggi, però raga, non vi aspettate tutte le live così, saranno anche meno complesse. Oggi però è una giornata speciale perché oggi se non ci cacchiamo sotto... Poco ci manca. Sono due pacchi questi che abbiamo Questi davanti. sono due pacchi. Uno c'è la scadenza di qualche giorno fa, quindi partiamo proprio con qualcosa di E scaduto. questa è una razione militare risalente più o È meno vero, potrebbe essere anche scaduta a questa. quando si faceva guerra di posizione. Stiamo parlando del 15-18 più o meno. Bella razioncina, un po' scadutina, ma comunque vediamo un po', vediamo che ci dice qua. Come 2000 2017 Pro 2. 8-2019, questa è scaduta ad agosto. Ma Agosto, facciamo settembre, vedere, regia, ottobre, mi inquadri questo coso. Qua. Qua c'è scritto quando è stato prodotto, produzione 2017. novembre. Vuoi che noi stasera dobbiamo andare in macchina? Da consumarsi preferibilmente entro il 0708. Vuoi Quindi. che io ti cago nel cruscotto?
gruscotto. No, no, non mi cagare nel gruscotto. Questa è stata fatta a Napoli, tra le altre. Tanto se questa fa il suo lavoro io posso cagare in orizzontale. Ragazzi, da cosa iniziamo? Ah, intanto che vi scrivete da cosa dobbiamo iniziare. Ovviamente tutti scriveranno la razione militare, noi faremo il contrario. Esatto! Però, intanto che scrivete, questo è un esperimento, ve l'abbiamo spiegato, quindi la QDSS Squad si ingrandirà. Sul video nel secondo canale c'è un modulino per eventualmente provare a sottoscrivere, noi li vedremo tutti quanti e nel caso sceglieremo tra i migliori e ogni mese quindi ci sarà spazio per un po' di gente. Quello che vorremmo arrivare a fare è un canale continuativo, cioè dove vengono tutti quanti come ospiti, si fanno la loro live e fanno cose totalmente differenti da quello che avrebbero fatto. Lui dice canale continuativo, io dico sarà una caciara, però è quello che vogliamo. Senti, posso farti una domanda? Dica. Secondo te Batman, a che età è diventato Batman? Quando sono morti i genitori, lui ha deciso di essere Batman. Quando aveva 11 anni era Batman. Dico, no, lui quando ha fatto il suo addestramento. Io diventerò qualcuno Dico, quando è che ha aperto proprio partita IVA per la Batcaverna e tutto il resto? Ma quello era figlio di papà. Sì, dico, ma da quando è che ha messo il costume ed è uscito la prima volta la sera a menà qualcuno? Mucca mammi da quella zo! Possiamo ipotizzare 25-26 anni. No, di meno. Più giovane? Eh sì. Sai perché? Perché guardando il film di Joker, Joaquin Phoenix quanto dimostra nel film? 40. Bruce Wayne c'ha 10 anni, 11 anni. Mi sono sempre chiesto, mentre guardavo. Quanti anni? Ma mi sa che nella cosa di Joker lo dice quanti anni ha, cioè ti puoi fare il conto. Perché loro si passano 15 anni, il bimbo Batman Junior. Sì? Da Joker. Si passano una cosa come 11 anni. Lui dovrebbe avere tipo più di 30 anni Joker. Perché ci stiamo a mettere a riflettere su... No, perché stavo... Mentre guardavo il film pensavo... E grazie che Batman c'ha sempre la meglio su Joker. Quello ogni tot deve cambiare il catetere, c'ha bisogno di... È vecchio. È vecchio. Intanto qualcuno ha fatto il rape. Avete alzato troppo il volume, Ci dispiace, diciamo. Grazie a Luca Stark che comunque sia in tema con Batman e tutto l'universo. Ora è troppo alta, ora siete un po' troppo. Abbiamo abbassato. Ok. Joker ne ha una trentina, complimenti, portati benissimo. Ma io direi che c'ho fame perché io non ho mangiato. Tu ti sei scoffato del pezzo di pizza. Un pezzo di pizza. Ma te ne avevo portato uno pure a te. Io stavo svenendo. Ma ho detto che non era, cioè ho mangiato un pezzettino di pizza e stavo svenendo. Mi fa Ambrogio, non è proprio fame, è più che sto svenendo. E ho detto mangiati un pezzo di pizza. Mucca mammi da quella zona. Ferrero Rocher. Il modulo di iscrizione, ragazzi, è nella descrizione, c'è per forza. E se no c'è in un commento, c'è tranquilli. Tranquilli, io direi che... Dai, partiamo con le cose semplici, dai. Abbiamo già parlato di tante cose importanti. Il sesso degli angeli, l'età di Joker, la possibilità per noi Twitchers un domani di mostrare dei capezzoli, almeno maschili, che sappiamo tutti che i capezzoli femminili sono volgari. I capezzoli maschili... No, pure quelli maschili. Eh? Ma questo... Perché tante... nella live di Croa. Sì, lo so, cioè, Merluzzo. Merluzzo si è fatto vedere che perché lui ha la mania di togliersi le cose di dosso, è arrivato a un certo punto. Sì. Fa sempre caldo dove sta Merluzzo. E quindi stava succedendo un casino, poi non è successo niente, bene. Ma non è successo niente perché il capezzolo di Maurizio Merluzzo in realtà è il capezzolo di un culturista. Di uno che fa fitness. È comunque un capezzolo. Stai facendo razzismo sui capezzoli. Ho capito, no, ma per... Perché il mio capezzolo cosa ha di meno di quello di Merluzzo? Non lo so se è qualcosa di meno, bisognerebbe fare un confronto. Però insomma, io credo che il capezzolo in sé, quello malvagio di capezzolo, è quello femminile, non quello maschile. Vi spiego perché. Il capezzolo femminile fa cose orribili, da mangiare ai bambini. Il capezzolo femminile da mangiare ai bambini, sapete quanto mi stiano sul cazzo i bambini? Ma non è vero, perché ti stanno sul cazzo i bambini? A parte gli scherzi ragazzi, io non capisco il capezzolo in sé, che problema possa dare, soprattutto pensando che a Striscia la Notizia si vede il duodeno delle veline. Ma è Twitch e vuole essere pulito. Cioè io posso bestemmiare tutto il pomeriggio. Ma perché in America la bestemmia non esiste? È una cosa che abbiamo creato noi italiani. Chissà perché. È una cosa di cui non andrei fra i fiero, però... Piantiamo un bel Vaticano anche in America, vedete come si inizia a bestemmiare anche lì.
Secondo me è proprio quello il problema. È come quando, che ne so, a tuo padre non fuma, tu fumi. Sono quelle cose di reazione, no? Penso che la gente reagisca sempre un po' al contrario di quella che è la sua situazione. Non lo so. Comunque siamo 2000, abbiamo toccato 2000 spettatori. Questo perché non abbiamo fatto il video adesso per dire guarda, siamo in live. Se avessimo fatto il video per dire stiamo in live, sarebbero arrivati 8 milioni di persone. Ma 2000 va benissimo, sapete perché? Perché questi non sono 2000 spettatori, sono 2000 pezzi di cuore. Stavo aspettando qualcosa, stavo aspettando. No, che no, non sono pezzi, sono pezzi di cuore. Loro sono il componente essenziale della ricetta, quei due sul server. Immaginate quei due sul server senza il pubblico. Due stronzi che parlano da soli. Sarebbe triste. Ma lo facciamo di continuo. Senza dubbio. Quando facciamo i gameplay è un po' stronzo, io mi sento a parlare da solo. Però poi so che mi ascolterà qualcuno, quindi... No? Prego, io intanto ringrazio Hermes. È vero! Perché? Chi è Hermes? Hermes non è proprio qualcuno. Hermes, diciamo così, che è un'entità che non bestemmiamo Twitch. Hermes è nostro amico. Se voi andate su hermes.biz, e non sto scherzando. .biz. Io credo che non ce la farai mai nella... Ma perché non prendiamo un coltello? Sai cosa taglia più di questo? Il muco. Vado a prendere un coltello. Intanto mi sentite? Se voi andate su hermes.biz, dobbiamo ringraziarli perché ci hanno messo la connessione. E la connessione è alto livello, è una connessione iper performante. È vero, per lavarti le mani devi stare così. La connessione alto livello è un disastro. Però finalmente ce l'abbiamo. Ragazzi, ma se caccio il coltello? Se caccio il coltello la gente Twitch mi banna. Dipende. Nella fodera lo posso cacciare. Il coltello ha dei capezzoli sopra. Potevamo metterceli. Hai visto? 5 minuti e si apre. Niente, volevo cacciare il coltello. Mi piacciono molto le icone. Se posso dire, ragazzi, secondo me questo pacco ci regalerà molte belle. Ma perché c'è emozioni. Qualcosa da bere? Ma sì, sì. C'è, Festis. Scusa? C'è la Festis. Ma blu banana cosa? Falla vedere. Guarda, no, qui, qua dietro. Dietro la linea, così, giusto? Blu banana. Blu banana slip on Bia Festis. Blu banana, 30% meno sugar. Bia Festis. Io me li vedo tutti intorno a un tavolo. Ma che cazzo, da dove arriva? Questi, tutti questi di questa ditta qui, intorno a un tavolo fanno, ragazzi, dobbiamo fare un drink alla banana. Uno fa, però raga, voglio che nessuno possa neanche lontanamente pensare che sia vera banana. La facciamo azzurra, così togliamo ogni dubbio. Ma... Blabar. Sì. Och blabar. Fruktrik utan kolisria med smak av bananan. Och blabar. Che cazzo significa? Il Veneto non lo parlo, non ho idea di... Scusa, mi zoomi su blabar. Blablaca. No, è blabar. Non so che lingua sia, forse è turco. Non so manco se si legga. Aspetta, adesso te lo dico io. Prendiamo questa letterina. Di Luna e Marzia. Due donne. Tutte e due Team Redez, ma Francesco e Federico sono Team Sinergo. Guarda come si sono divise le cose. Carico DSS, siamo quattro ragazzi, Marzia, Federico, Luna e Francesco. Federico e Francesco vi voglio bene. Lo scorso luglio i primi tre citati sono andati a Stoccolma per un europeo di Shōrinji Kenpo. Che cazzo è lo Shōrinji Kenpo? Shōrinji Kenpo. Penso sia... No, quello è il Kendo. Che cazzo è? Cos'è il Kenpo? Abbiamo una regia che cerca anche le cose online. Perché se fossero andati in Puglia e non a Stoccolma capirei. Cioè, c'è il campo da calcio magari, però qua non ho idea. Durante questo evento abbiamo scoperto di star preparando tutti separatamente un pacco per voi. Capito? Ognuno per i cazzi suoi. Quindi abbiamo unito le forze e abbiamo creato, mio Dio, un unico super magnifico pacco. Ci scusiamo per le scadenze ravvicinate. No, ormai è scaduto, mi dispiace. Ma ce ne siamo resi conto tardi. In ogni caso la quantità dei conservanti è tale che non dovrebbero esserci problemi. Però con guarda che devo dire in tema, tutto con l'unicorno. Federico ci segue dalla recensione di The Pat. La patta. Anche detto la patta. Chi si ricorda la patta, ragazzi? Non me la ricordavo manco io. Grazie, arte ragazzi. Arte marziale orientale, ci dicono. L'ho riportato sul trash la patta, Ce lo dice Belli 3.
8 billet, il coltellaccio potete usare senza... Ma perché devi bere senza aspettare? Questo è quello che ti meriti. Ok. Ah, è colluttorio. Sa di colluttorio allo sciroppo per la tosse. Che schifo, ma che c'è? Oh. È strano, c'è della mela, credo. C'è della mela. Ma il blu banana, come fa a starci? Ingredienzire, vatten, soccer, ci sono pure le calze dentro il soccer. Vatten. Vatten e soccer. Juice, apple, paron e banana lo 0,1%. Ah, cioè, di banana c'è 0,1%, però blu banana. Cioè, il 2,4%, non sto scherzando, sono 2,4% di mela, il paron. Che è il paron? Non lo so. Vabbè, questa deve essere una cosa tipo quel film, l'assassinio di Jesse James per mano del vigliacco Robert Ford. Alla fine, l'assassinio è alla fine. Ma poi c'è pure il blabber, lo 0,1%. Ma il blabber già posso capire. Ragazzi, che cazzo è il blabber? Non sappiamo. Probabilmente piscio di gatto in turco, non ho idea. La blabber. Vabbè, comunque, vuoi assaggiare qualcosa? Sa di banana, ma proprio parente lontano, molto più di mela. Sì. E basta, e poi acqua con zuccherata. Allora, io non sono uno che guarda, giudica il libro dalla copertina, ma adesso vi faccio vedere una cosa. Oh, se in copertina c'è un alce che si fa i cazzi tuoi, no? Ti guarda e ti giudica. Ma cosa pensi? Guarda l'alce, ti sta giudicando, guarda. Sta giudicando. Guarda che faccia che c'ha. Scusami, tu pensi, chissà che forma ha la merda dell'alce. Poi giri e questa cosa ti risponde. Ti mette subito sta cosa. Ma sono tartufi di cioccolata. È buono. Il tartufo di cioccolata, da che mondo è mondo, è buono. E poi che bella scatoletta, scusa. Per niente amica della... No, Comunque, dai, siamo partiti bene. La blabber... La barra, no, la barra è noveggio, è barra di scorrimento, non è la barra di scorrimento. Fa una puzza, senti. Ma sono buoni. Guardate qua. Ma come sono buoni? Tutte le volte che una cosa mi sali sotto palla, tu fai, è buono. No, ma è cioccolato, sono tartufi di cioccolato, cosa può andare male? Il gusto è buono. È molto buono. Sai, cioccolata calda. È buonissimo, non lo so. Cosa di sottopalla? No, non è vero. Ha pure un po' di pesce. Ma è buonissimo, ma non è vero. Ma forse la lontana. Cosa di pesce, sì. Ma che cazzo. Comunque è buonissimo, si scioglie in bocca. Oh. E sapore è molto buono. Ma il cioccolato, mamma mia, mamma mia. È tutta nel cruscotto, te la fo. Ma è tantissimo. Ti cago nel cruscotto almeno un po'. Tu vai con la tua, io vado con la mia. No, perché stasera la mia, ma schizza anche nella tua. Andiamo allo spettacolo di Barba Scura, quindi. Sì. Dove? A Treviso. Arrivi Sondoli. Vabbè, questa non possiamo sbagliare, dai. No, questa a me fa sempre schifo. Stiamo parlando di carne essiccata. Guardate qui, se la regia ci accompagna. Carne alla quale hanno cambiato il gusto radicalmente aggiungendo spezie di ogni tipo. High in protein. Tanto grazie a tutti quelli che state... Stanno subando. Scusate ragazzi, posso dire una cosa? Io... Fa schifo. No. Madonna. Sa di Simmental lasciata ad asciugare sotto il sole. Ma perché puzza così tanto? O era la sbaffata che è arrivata all'inizio? Comunque fatemi dire una cosa, no? Alto in proteine, tante proteine. Perché carne? Posso dire che ve ne dovete andare a fanculo? È come se scrivo sulla bottiglia dell'acqua, molto idratante. Che cazzo? Magari c'hanno le proteine aggiunte. Ma che cosa? La preparazione. Prendi un vitello. Un mucco, lo prepari con un'accetta e poi lo metti nell'acqua e poi lo smuochi. Cioè ti fanno capire che questa prima era una mucca, poi è stata presa a colpi d'ascia. Bruciata viva. Ma sarà scaduta questa? Qual è la roba scaduta qua? Ci sei? Sì. Partiamo. Oh madonna, è piuttosto una cosa. Ci sono tutte le lingue tranne l'italiano.
Noi sentiamo, perché sentiamo l'audio del mocca mamma. C'è in norvegese, in finlandese, in francese, in polacco, ma in italiano no. Beh, comunque, posso dire, è brutta, perché è brutta, però non è così speziata e schifosa come al solito. Però non sa, cioè... Allora, ragazzi, noi siamo abituati a un altro tipo di carne essiccata, quindi questa se ne può andare bellamente a fanculo. Cagate la chat, please. Ho caccato la chat. E adesso? Ma si riferiscono a un problema di audio sulla seconda camera, quando parlo. Ma no, la seconda camera non ce l'ha l'audio. È l'audio della prima camera, quando mettiamo la seconda. Ah. E beh, che problema c'è? Che lagga. Ah, lagga. Vabbè. Me la mettiamo per 3 secondi quando facciamo... Stattera. Ma vabbè, ma è un problema di OBS, mica un nostro problema. Comunque non è male, dai, potremmo andare peggio. Vuoi peggio? Meglio della banana 01. Ma questo è so. Facciamo vedere questo. Silenzio. Salted caramel. Caramello salato. Eh? Porco due, mi sei infilato un pezzo di carne tra i denti. Bravo, non bestemmiare. Ma ci sono tante... Oh, cazzo. Oh oh oh, cazzo, si è aperto qualcosa? Si è aperto qualcosa, ragazzi. C'è chiaramente qualcosa che non va. La Coca-Cola al mango ci hanno portato. Bene, poi quanta cazzo di roba? È un bel pacco pregno. Non finiremo mai. Ehi! Vabbè, è una live. Beh, c'è di buono che se mi taglia quel coltello di legno, cosa, che male vuole farmi? Ma non è vero che caramello salato. Cioè, allora vi faccio vedere. Sembra che ci siano dei dadini di qualcosa. Ah, perché quando metti la seconda camera devi sta zitto. Dobbiamo quietarci. Ma perché sono... lagga? Sono lì, fa gracchia, muove un po' di sistema. Ah, è gracchia, prima funzionava. È fastidioso, dai. Vabbè, ma questi sono abituati alla qualità. Tieni. Secondo me a te piacerà da morire. Allora, scusi. Facciamo vedere almeno come sono fatte. Sono noccioline con lo zucchero, credo. Col sale. Ah, col sale. Ma tu hai già assaggiato? Mm. Perché tu non vuoi aspettarmi, no? Ma sono buonissime! Però io non vorrei esagerare con queste, che sono forse un filino salate. Tu no. Ma io... Allora, sono strane. Sono noccioline con sale, ma c'è anche il caramello. Sì, e sono buone, però sono troppo salate per i miei gusti. Sono buonissime, non so. Porca miseria, mi ci trovo con questo. Haxbrall. Ah, proviamo Haxbrall. Guarda, non andrà male. Il cioccolato, però. Madonna, abbiamo preso proprio il pacco sbagliato. Non so se loro stanno vedendo la seconda camera. Allora, Haxbrall è un cioccolato sicuramente alla liquirizia. Giusto? È liquirizia questa schifezza qua, no? Sì. Ah, tra le altre cose, mi dai il cellulare? Così... No, così... Per... Porca troia. Piano piano. Grazie, la ringrazio. Adesso chiamiamo anche le persone su Telegram, scusa, perché mi sono dimenticato di farlo prima. Io ti ho messo il coso davanti. Meno male che siamo in live e non me l'hai messo davvero il coso davanti. Non hai controllato i grassi. No, me ne frego il cazzo ultimamente. Ha deciso che possono fare quello che vogliono della loro vita, non li controlla più. Allora, su Telegram sto mettendo una stretta perché funziona bene. Intanto vi faccio vedere la regia, guardate la regia che non fa un cazzo di niente. Allora, siamo in live, quindi veniteci a trovare. Regia che oggi è quasi una mia controfigura, se ci fai caso. Sì, è vero. Se non fosse per i capelli. Sì, infatti. Perché non mangi? Ma tu l'hai mangiata già? Ti hanno visto? Ho mangiato. E dici, raccontaci. Mi fa schifo, come tutte le cioccolate alla liquirizia. È buona perché è una cioccolata alla liquirizia. Ah. A voi piace la cioccolata alla liquirizia? Ma avete ancora trovato? Ti ho messo il coso da mano. Redez non ha controllato i grassi.
A me non è arrivato il cazzo, ma ancora. Raga, non dovete dircelo in chat, dovete mandarci l'indirizzo di casa. E non in chat, per l'amore di Dio. Allora, intanto sto scrivendo /// Swibar. Regia. Ma perché me l'hai messa qua? Come se me la dovessi mangiare? Tu te la mangi. Stavi morendo di fame prima. Mi cagherò sotto tantissimo. Allora, questa Swibar in realtà è una barrecca puttana, è una barretta. Un po' sciolta, ma un velo proprio. Si è leggermente sciolta, ma sono sicuro che sia gustosissima. Prendine. Allora, la cosa brutta di fare dei pacchi è quando, non, quando è sciolta. Cioè, inquadra un attimo. È veramente tanto sciolta. Come quella che ci verrà dopo. Manca troia. No, vabbè, staccalo tu, va. Ma che c'è? Sembra gelato. Vai. Ma è buonissima! Vediamo i grassi, giustamente. Non c'è neanche una tabella, c'è soltanto però, grassi. No, per 100 grammi, 440 kcal, non è tanto. Cioè, se noi andiamo a vedere questo. Non è tanto. Questo è un 5,77. Porca troia! 100 grammi di questo robo qua, 5,77. Abbiamo quasi un record. Invece questo no, è molto buono, sa di banana, però non c'è scritto. A me mi fa veramente ma una protein bar, grazie ragazzi che pensate alla mia salute. A te questa piacerà. Paranglass? È un'altra protein bar, uguale a quella della Swibar, alla sempre della Swibar, però questa qui credo che sia tipo... Qual era domani in ambulanza? Ci dice zio! Raga... Io si è sciolta una tavola, però voi non avete idea di quante roba ci sta per dentro. Avete idea adesso? Tieni. Ma non ce la faremo mai oggi, una ci moriamo. Una barra verde. Ma fai vedere. È uguale all'altra, solo che è verde. Ma è buonissima, cazzo. Ma tu sei abituato alla protein bar, no? Le protein bar fanno cagare tutte quante, guarda. Quanta... Ma c'è un retrogusto a spermino sta cosa qua. È schifo. Non voglio chiederti altro. Sei stato al parco ultimamente? Ci sono degli... Al parco ci sono le cosiddette piante della sborra. Sto nome scientifico, modo dove l'hai cacciato? 4,40 sempre. Le piante della sborra sono sicuro che le conoscete. E soprattutto gli uomini, magari le donne fino a una certa età. Mm-hmm. Ma le piante della sborra, in un certo periodo dell'anno... Si divertono proprio a emettere questi odori. Boh, io voglio leggere la chat. Voglio vedere se hanno capito che pianta è. È talo e qualo, eh. Comunque, abbiamo anche un dolcetto che prevede il futuro. Prevede il nostro futuro stasera. Leggi come si chiama. Plop! Ma tipo al popcorn. Però. Cloetta. Però. Da cloaca cloetta. Plop è proprio il cagatone che ci facciamo. È una barretta ai popcorn. Cosa può andare male? C'è anche una bacchetta magica alla liquirizia. Ma quanta cioccolata ci hanno mandato? Porca puttana, c'è un'altra plop. Questa invece con l'uvetta. Madonna mia, ma oggi no, stasera no. Come cazzo faccio io? È grave stasera. A me la cioccolata mi fa uno strano effetto. Senta, prenditi questa cioccolata. L'avventura con il cagotton. L'avventura. Non sa di popcorn. Senti, potrà sembrarti un'eresia. A me sa di funghi. Che cazzo di funghi ti mangi? A me sa di funghi. Quelli de merda. Allora. Non è il popcorn. L'altro è meglio. E mangiatelo da solo, stronzo. Non è un popcorn di quelli forti. È un popcorn sentore di... Invece questa è all'uvetta passa. No, è Sweden. Basta cioccolata. Ma quando dici meglio? C'è la liquirizia qua. Non è all'uvetta, è la liquirizia. È meglio. Anche qui c'è la liquirizia. Guarda la regia. Mi devono chiamare. Ma che cazzo è? Sì, però basta cioccolata. Cambiamo sapore.
Wild chips. Questo abbiamo già mangiato. Patate selvatiche. Posso dire che queste sono estostrane? Nel senso che... Sta aperto di tavola. Ci stanno, ce l'abbiamo già. Sì, in effetti l'abbiamo già mangiato. Quello che sta di sotto palla di arci. Poi... Ma tu non te le ricordi proprio le cose? Ma che cazzo mi dico? Ma vabbè, ma queste sono tutte liquirizie. No, ragazzi, moriamo. Ma dove cazzo sono andate? La patria delle liquirizie. Mustang? Kex. No, aspetta, Tivoli Stang Stang però. Tivoli Stang Stang. Meraviglia. Guarda. E poi abbiamo la cioccolata, anzi il wafer del cowboy effeminato. Avete letto? Ma secondo me si può fare un fumetto su Kex. Oh, me ne andavo in giro per la prateria quando in culo l'ho preso. Però questo dai, è wafer. Io sto esagerando col cioccolato. Tu stai molto male. Anche tu. No. Adesso facciamo una cosa. Questo wafer fa veramente schifo. Facciamo vedere quanto taglia. E anche questo. Comunque è facile da tagliare. Vai. Il lancio del sottopane stonks, ok? E anche il colera. Tanto grazie a tutti quelli che si stanno unendo. Mamma mia. Dio buono, che schifo. È buono però, sa di... È liquirizia alla ciliegia. Hai messo dentro la caramella alle Ferrari, anzi il cioccolato alle Ferrari. Cioè... Comunque questo pacco... Cioccolato alla Ferrari. Con piccole Ferrari all'interno, rosse, color oro. Meno male che abbiamo gente qua che mangerà sta roba nel tempo zero proprio. Sì, figurati, queste bestie. Non ultimo il regista mangerà queste cose. Tieni, regista, diamogli a mangiare. Vai. Intanto io ti direi, cambiamo... Ah! Prendiamo la guzzazza galla. Senti, io vorrei smezzare con KitKat. Tu che dici? Ma dov'è la Ferrari? Qui c'è un pezzo di Ferrari. Mangia. No, anche volendo non mi vedo mai. Oh, occhio. Non già andare troppo. Ci sono denti umani dentro. Sono cose dure. È la Ferrari. Sì, è proprio la, la scocca della Ferrari, però. Porca puttana. Ma è durissima. Ma poi di che cazzo sa? Ma non lo so. Ha distrutto la bocca. Tu vai. Scusa, dammi quella cazzo di cosa, fammi leggere. E che vuoi leggere? Tutti in svedese, finnico, ustramango, mungarico. Beh, ma più o meno. Stiamo a parlare di cioccolato da 520 calorie, quindi comunque una cosa... Che brutta giornata. C'è un'altra con prova. La Bingummi. Eh? Con la Bingummi. Anche detta Weingummi in tedesco. Senza dubbio, però dico... Mitch Bestand Date, lei. Vaffanculo. Dime. Ma è tutta cioccolata, è tutta cioccolata. Però sono stati bastardi questi. Questo sarebbe stato un bellissimo video, il pacco della cioccolata. Mega hot. Eh no, eh. Regia. Siamo a fare un macello come al solito comunque. Intanto c'è la guzza galla. Sì, ma io c'ho ancora, vabbè. Bevi, bevi. Guarda, sciacco con la guzza galla. Ma questo sembra buono. E invece acqua frizzante. E acqua frizzante aromatizzata al limone. Che schifo. Ma perché la vendono in queste bellissime cose? Ma è acqua frizzante aromatizzata al limone. Ma perché ce la mettono così? Ti fanno credere che sia tutt'altro. Non è una gazzosa. È acqua estremamente frizzante con uno spruzzo di limone. Sono caramelle. Ma se ci mangiamo questa poi non possiamo fare più niente. Oh, che cazzo di picco dice amico che mi viene a me. Ma la liquirizia. Ma la liquirizia.
Salata da morire. È piccante. Che schifo. Ti piace la liquirizia? Sì. Toto, prova qui, prova. Toto. Senti che capolavoro, senti. Senti che capolavoro. Perché tu non sei arrivato da dentro. No che non ci arrivo a dentro. Madonna. Sai che sembrano? No. Testicoli sotto sale. Ma dentro c'è è salato, c'è il sale dentro. Ma poi sa di ammoniaca. È arrivata l'ammoniaca. Bombe in bocca. Schiacciala. Io ti ho detto che è strano. Fa schifo, eh. Ma sa di ammoniaca. Ma sa di ammoniaca. È stata ammoniaca. Madonna, è piccante. Scusa, ma c'è un'altra confezione di gancio. È piccante anche questa. Ah, però questa è sweet and hot. Quella è originale. Abbiamo perso la regia, ragazzi. Vorremmo farvi vedere le cose. Vabbè, è uguale all'altra, ma è sweet and hot. Vuoi provare sweet and hot? Eh sì, che cazzo fai? Siamo qua, balliamo. Magari ballassimo. E io odio ballare. Tieni. Sale ripieno di sale. Madonna. Tieni, so due. Fai vedere. Fa schifo forte. È una delle cose peggiori che abbiamo mai assaggiato. Arriva pure il sugo alla bolognese a un certo punto. Quello finto. Fa schifo, io. A me fa schifo. Sapete come hanno ucciso questo povero manzo? A colpi di aglio in testa. Ma allora, c'è tanto aglio, c'è... è dolce, è salato, perché arrivano tutte e due, e c'è il sugo alla bolognese. Fatto molto male. Però io ingoio e tu no. È come al solito, dico le cose e me ne rendo conto sempre più tardi. Comunque. C'è Daim. Ma è una cioccolata. Ma io apriamo un altro pacco perché mi sono rotto. Apriamo quello, non ce la faccio più. Dai, basta cioccolata. Ragazzi, ne va della nostra salute. Questa poi ce la mangiamo dopo. Perché veramente io non pensavo. Però ringraziamo tutti quanti, ragazzi. Grazie. Mangula come al solito. La consumeremo in questi giorni. I prodotti decenti, i prodotti brutti. Ma sono tutte buone le cioccolate. Senti, dai. A me Kex sa di stantio, posso dirlo? Ma sarà scaduto Kex, non l'abbiamo manco visto. No, scade nel 2020. Fa poco schifo al cazzo. Però posso dirvi che è un bel pacco in generale. Sigla! Perché che cosa hai messo lì? La regia è anche addetta alla pubblicità, quindi di solito parte così a cazzo di cane. Mi sono soffiato il naso, ragazzi, perché... Posso dire che queste cose però rimangono nel cuore? Posso dire che questo fazzoletto qui non assorbe neanche il cazzo che lo frega? Mi ci sono appena soffiato il naso e non ho fatto altro che un quadro di Pollock. Abbiamo preso le cose. Vado a prendere della carta vera un attimo. Ma non ti piace? Schifo. Mi fai vedere, ma è bella. Abbiamo preso queste che sono fatte in bambù, non sto scherzando. Non so come dava il bambù. Però vi faccio sentire. Mo sentite l'acqua perché è andato di là sciacqua, però. È finta sta carta. Come ti fai a asciugare con quella carta di bambù? Questa è carta di bambù, l'avevo presa apposta per i nostri amici. Vabbè, plastic frequent. Io credo che se butti un piatto di plastica in mare, una tartaruga è in pericolo. Se butti questo qua in mare, una tartaruga ti pia per culo. Va bene. Allora, sembrano così belli, ma sono inutili. Fanno veramente piacere. Sto facendo ASMR. Forse il livello di inutilità è tovagliolo del bar. Quello è vero. Utilità. Poi possiamo fare un sondaggio tipo sull'utilità dei tovaglioli del bar. Tra di voi c'è un barista. Perché acquistate tutti quei tovaglioli? Lo vuoi questo la banana? No. Però possiamo aprire la nostra razione militare. Come i bravi soldatini che siamo, scusa. Vai, per la razione militare abbiamo bisogno di un coltello. Un po' più cattivello. Fanno un sacco. Puoi fare attenzione.
Mi sento proprio come se fossi... Allora, ricordiamo che il pacco militare è diviso in prima colazione. Prima colazione, pranzo e cena. Pranzo, merenda, pure aperitivo, cena e spuntino di mezzanotte. Allora, è da tanto che non apriamo un pacco, una razione militare, perché avevamo in mente di fare un video sulla razione militare, un po' più complicato, dove io e lui stavamo in mezzo alla natura a farci le cose. C'è spazzolina da denti, guarda! Pure sono due, tre! Che figata! Allora, questo deve essere... Zoom sugli spazzolini da denti. Questa che sarà? Questa è la cena. Questa è la colazione, ci sta il caffè istantaneo, il sale... Ah, pure il caffè ci facciamo oggi! Latte intero concentrato. Ma questo non è latte intero... Ah no, è il biscotto questo. Questo è il latte intero. Allora, in linea di massima, la scatella... E questo è il latte concentrato. Ma scusa, ma uno intero di questo dove se lo mangio? Un soldato? Beh, lo mette dentro la borraccia. Ma è tantissimo, ma muore. Latte intero concentrato zuccherato. È buono il latte concentrato, io non lo posso toccare. Manco io. Però è buono. Manco il regista ci fa segno che muore anche lui. Intanto posso accendere i fuochi su Twitch. Posso però accendere? Tranquilla, ci sono le amuchina compresse. Tranquilla, sì, amore. Amuchina. Per fare che? Incompresse. Comunque sono finti, ma scusa, ma uno di questi muore, cioè... Così si perdono le guerre. Ma così. Scusa, ma se uno doveva mangiare caldo qua... Ma dai, no, facciamolo, per favore. Cos'è? Lo facciamo? Ma che cazzo è? Un semaforo? No. Fallo vedere alla regia! Per scaldare! È il combustibile! No, dobbiamo farlo. Non me ne frega un cazzo, lo facciamo in live. Guarda, dammi quello. Toglici il cioccolato buono dentro, per favore. Questo è buonissimo, porta a casa. Sono i piedi. Non è vero. Questi è combustibile. Solo che abbiamo un problema, perché questi qui non funzionano. Quindi se fossimo dei soldati saremmo già morti. Di fame. Guarda, prova. Sono umidi. Ho fatto un macello. Fai vedere che sto mettendo. Come hai fatto? Con l'abilità che contraddistingue ogni buon soldato italiano. Io... Se però ti dammo papà che... Metti fuoco. Stiamo a fare una cosa pericolosissima, non la fate a casa. Ma non prende mai nella vita. Ma non sta prendendo. Bravo militare. Senti, ho passato diversi anni nell'esercito. So come funziona Vabbè, tu solo fa vedere, insomma. Vai, accendi pure l'altro. Togliamo tutte queste bottiglie, magari. Tanto esplode, non esplode niente. Fa così qua. Mette tempo. E voilà! Abbiamo Porca attrezzato... Porca troia di una gran... Guarda, vuoi usare questo, volendo? Guarda che bello, stiamo facendo un campo militare. È una colazione da campioni questa. Ma non l'abbiamo mai fatto. Con il fuoco, bambini, non fate queste cose a casa. Non l'abbiamo mai fatto. È fatele bellino. A casa della nonna che non vi dice niente. Ma adesso ci manca... Ah, vedi che ci stanno altre cose. Altre diavoline qui, diavolerie. Ma è un kit per piromani o è una... Nonna però, sospezzate ste cazzi tavolette. Ho paura a prendere... Ok, siamo veramente così e cazzo... Facciamo un sacco di live, vedi? Stiamo veramente usando della diavolina in live. Io mi devo lavare le mani, come farebbe un buon soldato? No, il soldato con le mani zozze ci si piscia sopra. Tu in questo momento sei in Afghanistan. Io sono commosso, abbiamo fatto una di quelle cose che secondo me in live mo ci bannano. Però. Mini barretta al cioccolato extra fondente. Ma guarda che si trattano bene... soldati, eh? Aspetta che pulisco perché sennò abbiamo fuoco, non per altro. Porca trova, guardate che bella faccia c'ha sta cioccolata. Ma che bello! Sì, ma io forse questo è combustibile, attenzione. Sì, ma cosa ci dobbiamo fare là sopra? Non lo so, però me ne devi pulire tu perché io ho le mani... Allora, aspetta, qua c'è qualcosa da aprire. Intanto io sto scaldando perché fa fresco oggi, eh. Su YouTube già eravate bannati. Chi è Force Giukuma? Chi è Force Giukuma? Ah, capito? Ma gli altri founder dove stanno? Per vomitare. Perché lui c'ha un'icona
Dopo dici, no, questo è quando ti viene una sciotta, ci caghi dentro. No? Tu dici. Allora, questa è la colazione per tre persone. Perché questo c'ha l'icona differente, first? Che significa first? Giukuma. Io non so niente di Twitch. Comunque. Perché lui è il primo subscriber, forse. Sono un founder. Come sono un founder? Forse lui è il primo subscriber. È un founder di Twitch. Non lo so, ha creato lui Twitch. Ma parli italiano? No. Comunque, andiamo. Le caramelline. Vedi che è un kit per due soldati, non per uno. Ci sono tre. Ma no, sacchetti. È per singolo. Ma ti pare che uno soldato ti pia dalla mano dell'altro soldato e dice magnavo, facciamoci. Ho capito, ma se un soldato si accoppa sette caramelle alla fronte, ma muore di carie prima di arrivare al fronte. Perché se si spara questo, si caga sotto e spara e va direttamente a casa del ma nemico. Ma io ho capito perché dicono che la guerra è dura. Cioè, tu, allora, sapete cos'è questo? Sapete questi qua sono, ora vi dico subito quant'è, 100 grammi. Ah, è il primo abbonato al canale, Giukuma. Capito? Quanto è buona sta cioccolata? Ah, già che sa di piedi, io ho i miei dubbi. Ma me la devo mangiare solo io, magna. Ma sta di banana. Guarda qua, guarda la crema di latte. Oddio. Ma che ci dobbiamo fare con la crema di latte? Soprattutto con quel fornello acceso, che cazzo ci facciamo? Non lo so, pensavo che ci fosse qualcosa a scaldare, non te la pia con me. Magnati la caramella, sei partito dalla scatola sbagliata secondo me. Ma questa è la colazione. No, secondo me è vero, è per fare il caffè, però non abbiamo il tempo. Magnati la caramella. Perché pure questo qua. Ah, ma è una caramella. È buona la caramella. Molto buona. Sì, ma io sto a fare uno schifo e tu sei pulito là. Io ho avuto la lungimiranza di non mettermi davanti un piatto. No, io sto a mettere fuoco alle cose. È buono. Comunque questo qua. Ma è buonissimo questo. Ristora. Anche. È una delle cose più buone, ci sono pure gli stuzzicadenti. Madonna, cosa mai potrebbe incagliartisi nei denti in questa colazione? Non lo so, però guarda. Sì, infatti. Intanto io alimentiamo. Alimentiamo il fuoco. Io non sto facendo una cosa sbagliata perché mo si imbuzzinisce casa. Vabbè, però facciamo conto che noi da bravi solo. Ah, ma qua c'è una cosa, ecco. Ma perché devi partire dalla colazione? Che cazzo è qui? Perché ci sono tre? Allora è per tre. T'ho detto che per tre. Ci sono pure tre sacchetti per cagare. Sono tre sacchi. Tre sacchetti. Ma forse è perché sta prendendo fuoco tutto. È uso e getta questo. Lo usi una volta e poi lo getti. Oh, questo! E poi dicono i militari italiani c'hanno problemi. Vedi con la plastica. Questo è il vero piatto forte. Beh, io devo fare una cosa. Mo ti mangi sta bella. Scusa, regia. Aspetta, ma mi hai spostato. Brucia. Ah. Fermo, devo fare una cosa. No. Sì. La guerra è liquida. Poco. Allora, questa cosa la devi fare. Poco. Basta. No, ragazzi, se non ci caghiamo sotto oggi. Ah. Stai riprendendo, vero? Ah. Mi sei stasera, me ne sto a casa. Ma è buonissimo il latte concentrato. Comunque questo va assorbe. Allora, il ricotta è buono. Allora, il latte concentrato è molto buono. Il latte concentrato è fantastico. È una bomba di energia. Lo trovate in tutti gli scaffali dei supermercati. Dove sta il latte, di solito il latte proprio. Cercate in corsia alimenti che vi fanno cagare oltre i 3 metri, lo trovate subito. Grazie Falco che ha sottoscritto un abbonamento di livello 1. Buono, buono. Di livello 1. Buono, di livello 1, veramente. Super spagnolo. Io so che... non è impossibile proprio la bocca. Eh? No, sono... Allora, è una delle cose più asciutte dell'universo questo biscotto, però credo che serva ai soldati per non cagarsi sotto. Qui ho scoperto una cosa bellissima. Fermati, non spegnere. Non si spegnerà mai. È molto bello. Comunque, andiamo avanti. Dice. Non è che mi ricorda quando eravamo dopo ci abbiamo lavato pure i denti, però. Comunque,
Okay. Poi sembra tanto un dentifricio. Allora, diciamo che noi siamo dei soldati. Tieni, mangi un po' di cioccolata. Se non ne assaggi. Ah. Ma madonna, che bordello. Diciamo che siamo dei soldati e abbiamo appena fatto una colazione soddisfacente. Siamo andati tutti quanti dietro un cespuglio. Chissà perché ci siamo rimasti 45 minuti. Usciamo la guerra. Ma poi perché c'è un solo caffè se fosse in tre? Per tre persone. Perché quello soltanto è migliore se lo bevo. Cioè quello che no, va per ultimo dietro il cespuglio. Questo qua, te lo dico io, è da usare una a pranzo, una a cena e da mettere i rifiuti, compresa la merda che ti fai sotto. E visto che i soldati non hanno il bidet, non potrebbe essere che uno è per i denti, l'altro è per il buco del culo e il terzo spazzolino è per pulirsi le unghie? Secondo me potrebbe essere. O il culo, perché è un certo punto. I nostri soldati hanno fatto colazione. Uno però dice: raga, raga, cecchino, ci dobbiamo mettere acquattati dietro una pietra. Si mettono dietro una pietra, ci stanno 18 ore, è arrivata l'ora di pranzo. Giusto? E fanno: voglio, dobbiamo mangiare, siete contenti? No. E perché no? Tortellini al ragù, ma che bella confezione! Ma fa tanto anni 30 ma questa confezione. Ma che bella confezione! Ma è stentorea. Che significa stentorea? Cioè, qua non è tortellini al ragù. Tortellini al ragù, pia in culo. Cioè, è una cosa, hai capito? Proprio. Questi so! Volevi dei pappardelli, la trappi in culo! È proprio diretto. Ma io posso continuare a fare queste cose qua? Io non lo so. Comunque, acqua, concentrato di pomodoro, carne bovina, solo il 6%. Com'è sempre? Il resto no. Tortellini, di semola, uova fresche e pastorizzate, mm-hmm. pan grattato, sì. farina di grano tenero, carni suine e bovini, mortadella. C'è mortadella. Qua. Vabbè, ma tipica ricetta dei tortellini. Carne suina però 60%, carne bovina 6%. Allora, questo è il primo piatto. Scusa, possibili tracce di pesce e crostacei? Beh, nello stesso stabilimento probabilmente fanno pure... Dopo la porto con Zemana, è in frigorifero. Ma come in frigorifero? Ma tu ti vedi il militare che dice, oh, devo andare a conservare questo in frigo. In realtà i militari inquinano molto, che mangiano queste cose magari in mezzo al deserto, ma raga, amore, poggiamo un attimo qua, poi torniamo a prendere le scatole. Ma queste? Contro il cagone. Ah, l'Enervit, compresse di crusca. No, per non cagà. O la crusca fa. Senti, la crusca sono fibre. Ma scusami, ma se in guerra si muore per dissenteria, perché questi devono cagà? Cioè... Ma è chiaro che questi ragazzi hanno il colon di ferro, perché si comincia con il latte condensato lì. Però io lo sai che devo fare una cosa, no? Apro i tortellini. E mettili a scaldare. Esatto! Però togli la carta in dono. Madonna. No, come faccio a togliere la carta in dono? Però ricordiamo che questa dovrebbe essere la migliore in commercio. Cioè le razioni italiane, da quel che ci hanno detto, vengono combattute e barattate anche con la virginità di sorelle innocenti dai militari di tutto il mondo. Madonna, che hanno razioni finali. Oh, c'è un problema però. Ah, brucia. Cioè c'è un problema, i militari non possono far così. Perché? È perché se no come fanno? Sta prendendo fuoco tutto. E come lo tolgo dopo io? No, toglilo adesso, ora che puoi. E come si scalda qui? Io volevo farla la cosa figa. Comunque l'esercito come italiano... Come si riscalda qui? Non ha pietà e ci dà ancora questo pane... Dici che pure a pranzo ti devi inchiommare questo. Ma che so, qui è... Ma schifo, guarda quello della colazione. È un integratore, capito? È un integratore. È un integratore. Perché se tu speri di prendere dei valori nutritivi da questa merda che c'è qua... Vai, prendo l'integratore io. Babbo, per forza con questo, perché di acqua... Cosa può succedere? Dicono che c'era qualcosa da tirare su. Da tirare su? Un bracerino, ma penso che adesso sia intoccabile. Come da tirare su? Da tirare su. Dovevi tirare su i due cavallini... No, voglio, non mi dire queste cose, perché poi mi pigliano gli iscritti a me, eh. Io mi brucio. Poi io, ma se bestemmi in live, che succede? Si scioglierà quella forchetta, tu lo sai, sì? Non c'è niente qui sotto, non ci sono i piedini. Dovevate alzare il letto del fornello, poi lo vedo acceso. Devo chiamare Fraus in diretta. Vabbè, ma tanto non possiamo fare nulla. E possiamo spegnere e aspettare che si raffreddi. Ma è... Pure cucinare i tortellini, ma vabbè. No, è che siamo militari. Ma io volevo mettercelo sopra il tortellino. Ma che cazzo succede? Perché ci sono 18 confezioni di questa merda secca?
Cosa pretendono da un povero soldato disgraziato? Che cosa dovrebbe mangiare quest'uomo? Aspetta, che qualcosa è. Cioè, la frutta. Sempre la stessa buzza. Poi che c'è? Io non capisco. Carne bovina in gelatina. No, pigli in culo. Volevi le verdure? Pigli in culo. Biff in gelli, però. Ha detto ancora ci sta qualcuno. Questo è quindi mandolino, mi pare. Sì, a mangiare sta roba con i piatti di con gli unicorno, secondo me sì, è tanta roba. Io credo che nessun soldato nell'universo abbia mai mangiato. Però, cioè, a parte che stiamo a scaldare la casa, no? Però, cioè, che... Oh, questa sono sicuro che spacca il culo ai passeri. Ve la faccio vedere da vicino, ragazzi. Oh, Dio mio. Guardate che bella che è. E fa un odore meraviglioso. Sentilo da solo l'odore, però. Senti qua. È proprio buono. Okay. Ti do un pratico coltello. No, quella è plastica, no! Vabbè, ma ormai è dell'esercito italiano. Che faccio? La butto direttamente in mare per ammazzare una tartaruga? Almeno diamo prima uno scopo. Senti, a sta io ci provo a far così. I due quadrati da cui esce la fiamma vanno piegati verso l'esterno, di 45 gradi. Madonna, e poi che ci metti sopra? E soprattutto a 45 gradi non si cuoce un cazzo. Almeno no, 100. Ma saranno militari. Ah, brucio. È buona? Ho cercato su internet, la parte di sopra si apre a V. I quadratini, bravo. Intanto questo sta sbruffando, però va andare a... Che la sposta Mario? Ce la sto facendo! Io per l'amore di Dio. Ma non era buona. L'odore era molto buono. Quindi? Ma sa di fegato, quando il fegato non ci dovrebbe stare. Però non è che tu puoi far così e basta. Sto bruciando mezzo mo. Poi li capovolgo. Come lo capovolgo? Tu te ne metti con le chiavi. Ma posso far così? Ma che cazzo di... Dai, uno, bravo. Bello sto tavolo. A me piace un sacco il tavolo. Che funziona! Aspetta. A 45. Tu, mi no, sono no, sopra. So, ti... Ma come a 45? Se no come la blocchi? È tutto in cazzo, ma pia fuoco questa cosa. Ma sei sicuro a 45? Sì, come ce le poggi le cose su? Vai. Ma questo è aprile tuo quando, è a 90 gradi. A 90 con la mamma che ha fatto. Si apre e poi si poggia. Poi io se casca non qua. Non puoi né chiudere né aprire, né chiudere né aprire. Bisognava metterlo chiuso. Sta prendendo fuoco tutto! Prendete l'estintore. Ma io non ce l'abbiamo l'estintore. Guardate Redez che sta rischiando. Sta rischiando di diventare la torcia umana pur di non mangiarsi. Ma che cazzo fai con le palette? Ti bruci. Ma perché mi vengono ste idee di merda? Ma non mi puoi fermare prima. Te. Ma non c'è verso di fermarti quando. Ah no. Ok. No, no, io faccio. Lascialo magari. Così in nome di Dio. Guarda quanto è bello, sembra un albero di Natale. Fallo fa. Io, se casca lo... Io se pia fuoco, piamo fuoco tutto. Questo, non ce n'è una cosa che ne ignufuga su sto tavolo. Io butto i tortellini, ci butto sopra. Senti, poi ato che tutti... Mannaggia, sono gli sbagli. Fe, ma perché dobbiamo fare... Ci penso io. No, no, Michele, no, Michele, vai, no, vai, che cazzo... Fai flessione. No, mi pareti. Porca puttana, mi brucia il dito. Lascia... Non si lascia! Interrompiamo questa pubblicità. Ma voi nei commenti, capito, ma i cazzi vostri vai. Non ve li potete fare. Aspetta. Così faccio. Vai. Vai, apri, apri, apri. Non si lascia. Ma se metto no. Un po' di cazzate. Ah, ah. Ah, aspetta. No. Oh, aspetta. Oh, aspetta. Aspetta. No, aspetta. Ah, ah, sì. Alza, alza. Ma perché ci dobbiamo far seco? No. Mi che fe. Vai, vai. Non posso perché. Dammi un cazzo. Mannaggia, sangue spinto. Fedeva. Bravo, grande! Sai che ci sono. È fatto. Fe. Perché sta prendendo fuoco? Perché sta prendendo fuoco? Momenti altissimi. Fate le clip. Madonna. Mannaggia, sangue spinto. Dai, guarda. Che puzza! Questa è la cosa che compri dai cinesi, vedi? Ok, ce l'abbiamo fatta. Ciao. Ciao. Mario, puoi tornare?
Perché Mario è scappato? Sto cuocendo i tortellini! Ma così, no? Così scusa, così. Ma questo forno a microonde non è un vero microonde? È così, capito? Senti, ma è un microonde il forno, è un fornetto? È un microonde e oh, fornetto. Come si usa come microonde? Non ci puoi mettere dentro tutto, no? Se no... Ci ho messo la tazza di ceramica con dentro. Forse tutto. La devi collegare semplicemente alla corrente. No, l'ho fatto, però non capisco. Apri come. La porta, la chiudi e poi premi. Cosa? Dove c'è scritto play? Come se fosse un DVD, ma senza DVD. Ma perché non mi fai fare le cose sul fornetto? Io voglio fare le... Allora, quello che ho capito andava messo in orizzontale sulla pianta. Vabbè, oh, io... ormai abbiamo finito. C'è la cena. Ha detto end proprio. Ma solo ripremi. Sarei più fortunato. Dando gli assaggio, che lui ha assaggiato. E mentre si cuoce la pappa... Ma non è male. Mi fa schifo al cazzo. Ma dai, non è male. Ma perché io ho queste cose qui? Non abbiamo mai fatto così tanto bordello sul tavolo. Ma non è colpa mia se tu vuoi aprire una cazzo di cosa militare qua, dai. Vogliamo assaggiare guarda la frutta? Guarda che è buona, secondo sì, me. Sì, sì, è proprio buona. Mentre si cuoce la pasta, vogliamo mangiare un po' di frutta? Che almeno so vitamine. È buonissima. Non sa di fegato. Ma schifo. Non è vero, è buona. Ma dove veramente fa? Non sa che c'è una fame bestia, però non cagare. Comunque, apriamo anche la frutta. E che i nostri soldati non si fanno mancare certo un apporto. Madonna, mo ci imbuzziniamo. Bravo! Adesso per niente esce il fumo. Ma ci abbiamo mica le cose che andiamo genio. Ancora se abbiamo, abbiamo finito di vivere sulla qua. C100. Allora, io assaggerei un po' di questa frutta. È la simmental più buona che esista. Non ascoltate, non sa un cazzo. Schifo al cazzo. Allora, questa frutta sciroppata? Oh, dove questa prima? È una cosa buona. 2020, Mario non riesce a usare un microonde. Ma è buona. Questa è buona. No, questa è buona. Assaggia, dagli una... L'ho assaggiata! No, dagli un'altra cosa. L'hai sputata. Guarda che schifo che ha fatto, va. Ma mi fa schifo. Guarda che schifo. Sembra il tuo cane quando vomita. È cupo come sapore. Assaggialo, dagli un altro... Ma l'ho assaggiata prima. È la stessa che hai mangiato tu. No, a me piace. Cazzo ne so, forse perché aveva la parte... Boh, la patina. Non lo so, faceva cacca. Comunque adesso prendo... Assaggiamola... Posso dire che sa di Camposanto qua dentro, fortissimo. È buona la frutta, eh. È buona. Grazie ragazzi che vi state abbonando. Anche perché da domani comincia a esserci altra gente, eh. Quindi. Quindi? Quello è buono. Ma. Madonna, ma veramente hai fatto sta stronzata? Ho riscaldato i tortellini perché voglio che abbiamo la stessa identica esperienza di un soldato vero. Ma i soldati veri accendono queste cose qua. Cosa bianco, là? No, questo è buonissimo. Io vado con un tortellino. No. Ah, il sugo fa schifo, si sente proprio dall'odore. Il sugo è una merda in vera e comoda. Però tu devi metterti nel mood. Sei un soldato. Uccidetemi per favore. Sparatemi subito in testa. È giusto come mood. Fatemi prigioniero, fatemi mangiare pane e acqua, ma toglietemi sti tortellini per favore. Andiamo con le scrivitone. Ma noi avevamo sentito grandi storie sui tortellini delle razioni italiane. La pasta, essendo nell'acqua, giustamente, la pasta del tortellino. È diventata... Una merda. Un termine un po' più tecnico. Sfatta. Esatto. Essendo sfatta... Oh, madonna, qua non si capisce più la puzza. Uomo ci moriamo. Essendo sfatta, si sfalda in bocca. Il sugo è un sugo del... Acquoso. Dell'Eurospin. Il sugo è veramente però, orribile. Nel contesto, nell'ecosistema. Mm-hmm. Cioè, tu stai sotto fuoco nemico. Ho fame! E Stella, ti metti un attimino a prendere i tortellini a fare tutto quello che devi fare, no? E quindi? Sono sicuro che si potesse ottenere un risultato più dignitoso con questi tortellini. Però queste, invece queste è tipo una schiacciatina. Mamma mia. Allora ragazzi,
Io non dico che sia il male in assoluto. Ogni sub un tatuaggio, no, quello è Merrino, è sbagliato Twitch. Ma Merrino davvero l'ha fatto? Non lo so, ma l'ha fatti i tatuaggi Merrino alla fine. La chat è però per lo più ornamentale. No, non è vero, è che se stiamo a mangiare e sta più a fuoco tutto, non è che posso guardare pure la chat. Oh, guarda, sta prendendo fuoco, però fammi leggere. Perché noi non siamo davanti a uno schermo di un PC, stiamo guardando tutto attraverso un tablet, ragazzi. Che bellezza sta là, Che bellezza. Guarda che bei tortellini. E la cucina è semplice. Intanto siamo a 2800. Giusto. Tutti quanti sadici. Oh, mo sti soldati si sono fatti uno di quei pranzetti meravigliosi. Non è vero, non hai toccato niente, non hai toccato. Come, ho mangiato due tortellini. Guarda quanta carne ho mangiato io. Ho capito, ma se tu sei carne. Una cazzo di ma è fogna. Buona! Se sei Calcutta. No, non prendo la Calcutta. No, dico, la fogna di Calcutta. Comunque, mo, i soldati hanno fatto pranzo. Sono soddisfatti, perché due tortellini bastano e avanzano per i nostri soldati. Vabbè, ma... Ma non vuoi fare una bella cenetta come si deve? Eh? Tutti insieme a fare una bella cenetta. Innanzitutto, pure di sera, ti ci rimettono il caffè istantaneo perché ti devi cagare sotto. Come tre caffè. Uno per pranzo. Poi ti ci rimettono, vabbè, giustamente le posate. Oh, mo si accettano scommesse. Cosa c'è in questa confezione? C'è per forza schiacciatina, dai. Leggi, no? Ma no, ma non si può essere così ridondante. Non vogliamo leggere. Non sarà la schiacciatina. Biscotto cracker. Vedi che sei uguale, è inutile aprirlo. Questo pure è un biscotto cracker. Senti, facciamo così. Questo è per te. È un biscotto cracker dell'esercito italiano che puoi usare in qualsiasi giorno della tua vita. La distrutti tutti. L'hai completamente massacra, però non fa niente. Ma questi biscotti, allora, schiacciatine sono buone. Ma queste sono strane. Barretta 8000 frutti. Intanto io qualche mese fa mi ho messo a disfare la barretta. E non si è disfatta assolutamente. Allora, questa è una barretta alla frutta e ce ne mettono due. Ma si mangia questa? Cosa? La barretta? No, questa. Però, vediamo cosa... Ah, guarda cosa si mangiano per cena. Questa è l'unica cosa decente che c'è finora. Guardate, ragazzi. Tonno Asdomar. C'è una confezione di tonno per cena. Che... Questa cosa fa schifo al cazzo. È amarissimo. Cos'è? Ah, è Enervit. Magneso, quattro barrette di questi state a posto. Ah, vuoi assaggiare il tonno è Asdomar? Questo è il no, tonno... devo lavarmi la bocca perché... Prendi cosa la banana blu. No, prendo questa la banana che è buona. Oh. È tonno, cosa vuoi che vada storto? Ma sai che dopo tutto quello che ho mangiato mi sembra la cosa più buona del mondo? Fa schifo questa cosa banale, perché mi ostino? Oh, sarà che il tonno Asdomar non l'ho mai provato, ma è proprio buono. Ma senti che goduria che è. Addio. Questo è un pasto. Ma vabbè, tonno, cazzo che vada ma male. Ma è molto più buono degli altri. È Asdomar. Non l'ho mai assaggiato Asdomar, ma fa paura, è buonissimo. È buono. Non è neanche tanto salato, è proprio buono, cazzo. Un bel tonno. È buono. Fammi, io non ho mangiato. Oh, e finalmente. Minestrone di verdure, vengo a mangiare. Questo qua. Allora, si sarà raffreddato, possiamo scaldarlo come fanno i veri uomini? Oh, ok. Mo. Ma non è possibile. Ah, ma perché qua non ci va questo? No, ci va quello che si porta noi. La caccavella, la gavetta si chiama. La gavetta l'hai fatta tu. No, si chiama la gavetta. Menzione di verdura. Che dobbiamo fare? C'è l'altra tazza. Dobbiamo scaldare anche questa. Minestrone? No, minestrone di verdura sappiamo tutti si mangia la frutta. Ma guarda che belle barrette qua. Cioè, due barrette, non le abbiamo fatte vedere. Barrette di frutta, barrette 8000 di frutta. Questo è il rumore che farai al bar più tardi. No, beh, ma sa di vaso. Sa di vaso. Che schifo. Dammi sto tonno Asdomar che mi piace un botto. Io stamattina sto con un pezzo di pizza. Buono. Fichi. Fichi. Al 90% fichi. Aspetta, scusa, Mangio un po' di tonno. Ma perché non? No. Buon appetito, raga.
Non abbiamo mangiato, ragazzi. Via Achille Papa a Milano la fanno questo. Allora qua dicono non 90 a 45. Ma non ci puoi mettere questa qua. A 45 gradi si incastra sopra. Si chiude un pochino e si mette sopra. Michele dovrebbe fare una nave sulle cornici nere alle 24 ore. Così. Ah, ma non mai nella vita. Ma così si fa, voglio. E questo è il senso? Penso di sì. Secondo me doveva essere pure chiusa. Dici? E poi come lo... Vabbè, ma se stai in mezzo alla natura te ne frega poco, insomma. Ci c'entrano gli insetti, i tafani, le blatte. Ma così si mette, sai cosa? I magarelli. Ma esatto, come... esatto. Mettete la scatola, mi l'avrei dato. Ma non è che pia fuoco, voi io stiamo andando a casa. Sì, così, tutti a dire sì così. Sì, si scalda da chiuso. Vai, fallo. Si scalda da chiuso. E ma poi come lo aprono? Così avevate più appoggio. Ma poi esplode. Ma da chiuso cosa, ragazzi? È pericoloso. Dai, Renes, fai fuoco, dai fuoco a qualcosa. Boh, ragazzi, oh, ma a me basta, se mi chiedete di fare fuoco, io faccio fuoco, a me non è un problema, cioè. Allora, voi dovete capire che io con Redez mi sono fatto tutta l'infanzia e lui era il bambino che aveva i Mirage. La bettina rimaneva fredda, diceva. Vabbè, io ne prendo uno solo, così si consuma in fretta. Prendi un tortellino, vai. No. Mo, tu, da buona... Come lo togliamo da là? Non lo so, poi ce lo inventiamo. La fiamma a no, no, lascia perdere quella fiamma. Dobbiamo, fare dobbiamo tutto... farle come si deve. Come ai tempi dei contadini. Come ha fatto lui quando è andato a riscaldarlo al forno a microonde. Esatto. Ma quello, vabbè... Io... Rimetti fuoco alle polveri. È scomparso. Ma quelli perciò i militari fanno gli assalti tipo al bunker di Saddam Hussein sperando di trovarci un forno a microonde per cucinarsi. Gli hai messi troppi di acciarini? No, uno ce l'ho messo. Che è? Togliete la carta che prende fuoco. Ma non si toglie la carta. Ma che la prende fuoco, così si scalda. Beh, va bene, la voglio mo. E che cazzo, tutti quanti della folgore siete? A rompere. Allora, voi del battaglione San Marco nei commenti, ditemi un po', ditemi un po'. Ci ho fatto. Brucia tutto, dico. Ma arriva pure qualcuno dei pompieri. Redez, non stai rispettando le norme di sicurezza? Ce la sto facendo, raga. Ma non è acqua visia. Oh, io, se esplode però io non voglio sapere niente. No, 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 è aperta adesso. Ok, diciamo che si vede, sì. Però non è male come sistema, lo sai? Ho visto cose molto più stupide nella vita. È normale che faccia tutto. Ragazzi, così. Ragazzi, silenzio. Io credo che non sia normale. Mi aiuta. Ma no, che pure l'abbiamo messo. No, io l'ho già fatto. Esce il fumo, si vede proprio il calore. No, è la carta che sta bruciando, Michele. No, io vedo proprio le onde di calore, da dove sto io. Ma io basta che non si apre, perché se casca, si è una merda. Figurati che devo fare un rutto. Pubblicità. Però sei una merda, sei. Sta bollendo proprio, ma senti, qua abbiamo un problema. Io non so come toglierlo, non ho attrezzi per toglierlo. Lo spegniamo soffiando. Aspetta. La carta, questa è ignifuga sicuramente, è fatta di bambù. No, no, è plastico. Siamo tornati? Sì, 30 secondi dura. Oh, stiamo riscaldando. Ho una paura bestia che questa cosa... Ma sai che noi siamo in live da... Un'ora. Un'ora e mezza. 20 minuti abbiamo tenuto in attesa, ragazzi.
Però guarda che è quasi una cosa magica. Sì, perché allora, mettiti nei panni. Metti la seconda camera. Tu pensa a un soldato che tutto il giorno ha fatto colazione con quella merda là. A pranzo si è mangiato quella monnezza là. L'unica gioia per lui è il tonno che si è mangiato la sera. E poi si ritrova davanti sta brodaglia che fa pure casino e lo fa sgamare ai cecchini. Tutti quanti con la chitarra. Bene, la chitarra, fa due accordi. Dai, la canzone del soldato. Cantiamo. Piano però, per l'amore di Dio, che se casca fa ciucciato un macello. La vedo male, però. Io pure. Solo io la vedo un po' storta, chiedo. Fai piano. Mi son cacato sotto. A pranzo mi son cacato sotto. Stasera me l'hanno buttato in culo. È una canzone tipica dei Marines questa. Comunque sta quasi bollendo, Ma gira un po'. Ma quante cazzo ne vuoi? Ma secondo te con questo di plastica lo posso mai fare? No, però... No. Non me la sento. Però è una cosa interessante, cioè potremmo stare qua. Consiglio, tenete prima che voglia, tenete fa tutto fuori. Consiglio, digli un attimo, vieni tu. Sta e bollendo. Allora, la superficie si muove, ma non è bollore. Ne più voglia di qualcosa che non sia questo minestrone. Ma poi c'è cioè io devo fare una foto comunque. Dice, alcuni barattoli sono rivestiti di plastica internamente. Ben vedere se... Ma non credo. Cioè, se, no, se questi qua che stanno... Poi sono barattoli che hanno preso direttamente dai residui dei cadaveri dei è bellissimo. Stiamo facendo... stanno disegnando parte del video che vedrete prossimamente. Intanto, scusatemi, voi di Twitch, guardate che stiamo facendo, non in live. Cioè, forse vi perdete un grande affare qui. Sto facendo... intanto... Cosa? No, dico intanto si è acchietato. Si bolle, si bolle. Si è acchietato? Aspetta, mi ha mandato Francesco. Aspetta. Là mi dicono che state mangiando le razioni K dell'esercito italiano. Se cioè avete i ravioli al ragù, quelli là non vanno aperti prima che siano cucinati, perché li devi mettere sul fornellino, appena senti che bollono, bollono, devi praticamente cominciare ad agitarli un po' perché devi mischiare, li piazzi sopra un po', quando senti di nuovo che iniziano a bollire, rimischi, li lasci fare altri 2 minuti e dopo li apri. Va fatto in questa maniera, se no vi trovate freddo, freddo sopra e caldo sotto. Accendi un attimo. Francesco, in effetti era freddo sopra e caldo sotto, ma questo è l'ultimo problema di questi cazzo di tortellini che sono di fatto dei pezzi di pongo. Comunque grazie Fra, ti stanno arrivando dei commenti, abbiamo appena riscaldato un minestrone di verdure, ma non sappiamo come mangiare. Ragazzi, noi comunque... ancora un canale che parla di videogame. Potrebbero non aver Melanie il tuo canino è andata così di me. Ok, ragazzi, ma la volete come serie domenicale quella sui dadi? Che secondo me vale la pena. Oh, tra le altre cose mi ha appena scritto il tecnico che hanno alzato a 20 mega l'upload, quindi potremmo esagerare con l'upload. Veramente appetitoso comunque. Non ti senti un marine? Ma come cazzo lo mangiamo? Vogliamo tornare a casa dalle nostre famiglie. Lo so io perché vuoi tornare a casa. Tu vuoi... Per me quella dei dati sarebbe giornaliera. Sì. Sono io il problema. Che questo ragazzi, inventa le cose e mi ingula i suoi cani. È faticosissimo fare quegli episodi. Perché devi sempre stare... Allora, sala di carote. Ma che bello, zoomami qui. Ma che bello, guarda. Ci sono fagioli, piselli e carote in gran quantità. E queste fanno bene agli occhi.
Ed è caldo. Allora, fa schifo? Va bene. Però metti caso che fa freddo. Guarda che non va proprio schifo. Hai bisogno di qualcosa che non sia, in nome di Dio, il panino secco dell'esercito. C'era la plastica dentro, quindi... C'era? Sì, c'è la plastica. Però noi siamo ignoranti e quindi ce ne frega poco. Ma in realtà si può anche bollire nella plastica. Lo sai che se metti l'acqua sotto il fuoco... La bottiglia non si squaglia, però l'acqua prende un brutto odore. Non è male, dai. Allora, in una situazione di... Cioè, preferisco questo ai tortellini. Sì, anch'io. Questo dovrebbe darti la misura di quanto mi fanno schifo i tortellini. Non è malaccio, ragazzi. Anzi, col fatto che l'ho riscaldato con tutta questa... Secondo me prende anche un valore aggiunto sentimentale. Ci sono i fagioli? Le patate? I piselli? I carote? Io ce l'ho detto. Allora, è sicuramente una cena salutare, perché il tonno è buono. Il minestrone fa schifo, però... Cioè, non è come il minestrone che vi fate a casa, scordatevelo proprio. Però comunque cioè c'è della verdura. È buono, a me piace. Beh, mo piace. Ha il fascino di una cosa cucinata... Tac! E mi inculo un po' di frutta, Oh, raga, a parte che tengo fame, va bene, questo sarà capito, no? Sì. Però io devo dire sto bene. Ma a me piace proprio. Chiedono una storia con i dati. No, ragazzi. Perché se questa diventa una tradizione, poi non vi piace più seguirvi su questa cosa sul canale. Potremmo farlo solo oggi che è la prima live, la storia con i dati, ma poi no. Non mai più. Lasciamola per il secondo canale. La lasciamo per il secondo canale, che dici? Alla domanda, i dati di domenica, hanno risposto tutti sì. E allora? E Kingdom Come non lo volete più, merda di Satana. No, ma Kingdom Come, ragazzi, ogni gioco inizia, finisce e poi viene annunciato il sequel, perché Kingdom Come avrà un sequel. Ma buono. Ma a me piace un sacco questo minestrone, no? Mangiatelo. Poi piscio dal culo, però. È saporito. È ora di lavarsi. Ci laviamo i denti a tavola? Non l'ho mai fatto. Manco io. Però ci sono tre spazzolini. Cosa vuoi che vada storto? Questa cosa io credo non l'abbia fatto nessuno in YouTube. Ah, si chiama Savedent. Giustamente pure io. Comunque io ho assaggiato questa barretta, la dovresti mangiare pure tu questa. Ho bagnato lo spazzolino, una cosa che faccio sempre quando mi lavo i denti. Ah! Ok, un po' di pasta dentifricia. Ma poi dobbiamo fare il caffè però, o prima il caffè dopo i denti in effetti. Ma il caffè come se lo fanno? Ah! Oh, cacare sul spazzolino. No, è buono. Ha delle setole morbidissime. Meglio, così non ti lavi i denti. Io uso quelli proprio tipo cinghiale. Così te li scarta, vedi però. Devo dire che pure il dentifricio non è male. Non è aggressivo? No. Io credo che abbiamo superato l'apice dell'elettronizzato. Allora, è importante quando vi lavate i denti, si faccia così, non così, così. Il nervo che si spalda è il suo stesso grido come il tocco che si spalda è il suo stesso andare. Una volta è spaventato la scorreggia. Ammo? La setola? Gran qualità troppo carino. Mo ti insegno una cosa, la devi ingoiare. Gli astronauti quando si lavano i denti, secondo te la sputano l'acqua? No, perché c'è una piccola quantità di fluoro che non fa male.
Solo che ingoia adesso. Mm-hmm. E dai, io ingoiato. Tutto ciò che non fa male, non è detto che non faccia anche schifo. E adesso, per concludere la giornata, però ti lascio una bella bocca. Non è un brutto dentifricio. Cioè, se dovessi andare, che ne so, la crusca. La? La crusca. No. No. Dai. Non la voglio la crusca. A che cazzo serve una pasticca? Scusami, vabbè, mi fai una ricerca. A rassodare le feci, a farti cagare più regolare, quelle stronzate là. Che poi che ci vuole a cagare regolare, raga? Mi faccio un cappuccino regolare dopo 5 cagare, minuti sto cagando. Fa cagare la crusca, perché se fa cagare la puto me la. Ma la crusca ti fa bene, Mario, coraggio. Non è vero. Madonna mia. Eh? Ci lascia una bocca di crusca. Hai presente? È come se tu avessi 100 schiacciatine in una singola compressa. Lo so. Allora, io di solito prendo i biscotti, quelli tipo digestive, quella roba, e quelli sono 90% quella cazzo di crusca. So benissimo a cosa vado incontro, è sabbione. La crusca fa da tappo, a posto, me ne ingulo un altro po'. Vero, giusto? Ma non fa da tappo. La crusca serve quando finiscono i proiettili. Come dovrebbe regolarizzare. Prugne e crusca? No, le prugne non sono come la crusca, vero? Le prugne fanno cagare sotto. Appunto. Ma la prugna, allora, la crusca non è che ti fa cagare sotto. Ho informazioni serie, per cortesia, ce l'ho in bocca la crusca. Non mi posso cagare sotto in live. Crusca. Allora, mo ti faccio vedere. Proprietà della crusca. La crusca è sotto l'otta. La crusca ti apre il culo più di là così prese. La crusca serve per far andare in bagno. No, dimmelo dopo, sa? Proprietà, valori nutrizionali. Sta sito su curenaturali.it. La crusca non è un lassativo. La crusca lo do alle galline. Utile in caso di stipsi. Previene e cura la stitichezza. Porca di quella puttana, ma io vado al bagno regolarmente. Mi cago sotto con la crusca, allora. Aiuta ad abbassare il colesterolo. Da una maggiore tolleranza al glucosio. Quindi per perché lo ricachi immediatamente. Fatto da finire, perfetto. Allora. Qui io ho fatto una stronzata, mi stavi dicendo, no? Tu ti sei mangiato 12 tipi di cioccolata diversa. La io... crema di latte, secondo te la stronzata è la crusca? Ma io credo che... ho mangiato anche quelle. Questi tu non te le sei mangiate, però. Questi sì. Non te le sei mangiati. Buoni. Ma perché io devo mangiare tutto e tu no? Cioè, ma perché a me queste cose, le pasticche, mi fanno paura. Ma che pasticche ti fanno paura? Ti fanno paura perché non so che cosa quando fanno. Sei malato e hai nervit, che vuoi che ti faccia? Senti, tu lo sai, io oltre la tachipirina non vado. Però c'è una freccia che punta verso l'alto. O punta verso dove la giri. Amarissimo. Tagliano un pezzetto. Ma è il lievito della pizza, fa schifo proprio al cazzo. Non è possibile che non si accendano, ma uno muore di fame. Si accende il contrario. Verso io mi rivedo i soldati nel campo d'addestramento, noi pensiamo fanno le flessioni, stanno tutti là. Senti, io sono un esperto di sopravvivenza. Di mini ciccioli, di bomba a mano, di trick e track, trick pallone e di magnum, tutte le conosco. Quindi come l'accendi, l'importante è lo sfregamento. E il mirage. Il mirage, non lo diciamo troppo in giro, però ci sono solo 2000 persone. Quando era piccolo c'aveva sto coso, era nero mi sa, o era il, no, lo Zeus era giallo, il magnum era rosso. Svedesi e Zeus erano... No, Zeus era rosso. Mirage erano neri con la scritta... Il Magnum era nero. No, rosso il Magnum. Mirage era nero. Mirage faceva un botto della Madonna. C'era caca sotto. Comunque, dobbiamo pulire. Dobbiamo pulire. In live vuoi pulire. Che fai? Continuiamo a fare chiacchiere. Con la merda davanti. L'altra metà del pacco. C'è metà del pacco di prima. No, che metà? C'erano due barrette di cioccolato. Io non penso di farcela.
Ci stavano delle bevande, però. Abbiamo un limite noi. Questo limite è imposto da... Comunque posso dire, tutto sommato, cioè facendo le somme... Ma non lo vuoi un caffè istantaneo? Ma no, a me fa schifo pure quello fatto a Napoli. Ma io lo voglio il caffè. Prendilo. E pigliatillo il caffè. Comunque questo qua fa schifo proprio. Ma no, l'istantaneo, no. Ci devi mettere l'acqua. Invece a me piace, perché a parte che è molto amaro, questo fa schifo, però ci sono certi caffè istantanei che c'hanno, vedi, questo è polverato. Uh-huh. Invece ci stanno i caffè istantanei, questa è cultura generale, ragazzi, che hanno delle pepite all'interno, le chiamiamo pepite noi così educati, che sono croccanti e molto soffici. E tu li metti in bocca e crocciano. E sono buone. È vero? Assaggiatelo, mi farete sapere. Però vi deve piacere il caffè. Mario, puoi spiegare perché no Peggle? Perché no Peggle? No Peggle, perché non possiamo giocare a Peggle? Ragazzi, ormai abbiamo la libertà di fare in live quello che vogliamo. Peggle? Lo facciamo su YouTube. In live. Vedi, ci sono anche i caffè a trucioli. Come a trucioli? Ma crocane. Chi dice questa cosa? Sì, nel senso che sono pepite, ma non sto scherzando, è buono. Perché mi tratti come... No, che a me la roba istantanea fa... Cioè, io sono, cioè, vado matto per il tè, ok? Che è istantaneo anche il tè? Quando ero ragazzino spesso mi facevo sto tè istantaneo, però era buono soltanto il primo cucchiaio, il resto era zucchero... Sono scagliette. Insipido. Devi assaggiare, tieni. No. Caffè, no. Però cioè, io assaggio le cose e lui no. Ragazzi, io non bevo, non fumo, non prendo il caffè. C'ho giusto quel vizietto di andare ogni tanto a dare fuoco ai barboni, ma per il resto sono una persona... Però adesso abbiamo questo coso, questo lo useremo sempre. Ma ci vogliono le pasticchette. È la diavolina. Ma secondo te è diavolina? Perché non aveva l'odore orribile della diavolina. No, perché questo adesso è un combustibile un po' meno fossile. Ah, può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle. Meno male che l'ho toccato solo io. Che poi, secondo me, quella cosa sono gli scarti di questo pane qua, pressato, che brucia per 2 mesi, perché non contiene tracce. Sono panzato, mamma mia. Sei pieno? È stata una live un po'... Vabbè, abbiamo assaggiato un sacco di cose. Damo, se sei un uomo, mangiati un tortellino. No, mi sono lavato i denti. Certo che dopo il caffè mi sta la regia che mi fa il caffè. Ma dove ce l'avete quella regia che mi fa il caffè? Okay. Leggiamo un po' di commenti. È arrivato quel momento magico in cui non abbiamo un cazzo da fare. Ma sai, quindi... mi sta venendo sonno? Ma secondo me è fatta apposta per il riposo del soldato. Sì. Mi sta venendo un abbiocco, raga, porco Giuda. È come se avessi mangiato cose buone. Come se avessi mangiato... Allora ragazzi, vi ricordiamo che per chattare dovete essere subati. L'abbiamo fatto perché l'ultima volta è successa questa cosa sgradevole. Sono arrivate le persone che mi hanno bottato il canale mentre stavo in live, stavo su Age of Empire. E quindi sono arrivati 6.000 bot tutti insieme e hanno cominciato a spammare. E siccome questa è una live lunga, anche mettere che dopo mezz'ora ci stanno i follower che possono chattare, sarebbero arrivati, quindi per evitare... si fa questa cosa tragica dei sub, ok? Detto questo, buongiorno, ho scritto i sottotitoli in inglese per il video videogiochi del futuro perché ho contattato Mr. Gumic e mi sono stati di tradurre. Potete accettarli per cortesia? Certo! Non li posso accettare da qua, mi sa, se no te li accetti in live. Da studio, forse. Proviamo. Ah, ragazzi, ma che ci raccontate? Noi eravamo molto tesi per questa live, pensavamo, ma andare su Twitch dopo tanto tempo, chissà come andrà. Adesso sono molto più teso per... quello che succederà dopo. Sì, per il mio intestino, perché penso che già mi si stia preparando comunque uno spettacolo di fuochi artificiali nella pancia in questo momento. Sapete quante cose nocive abbiamo ingerito? Molte. E grazie, questa è plastica riciclata, che se ne dica. È plastica che si può riciclare. Assolutamente. L'abbiamo scippata proprio a una tartaruga. Commentiamo, da qua non lo posso fare. La traduzione non la posso accettare. Vabbè, poi andiamo di là, accettiamo. Non ti preoccupare. Te l'accettavo volando proprio. Ora, a parte una...
una certa stanchezza. Ragazzi, ho veramente, non so se sia un calo glicemico dovuto al picco glicemico, ma mi sto bloccando. Quindi ogni mese con Prime bisogna riabbonarsi, sì. Funzionano così gli abbonamenti, di solito funzionano così. Io, essendo abbonato a Prime sempre e comunque, ho questa bella cosa. A parte che poi c'è Amazon Prime che spacca il culo. Comunque, se un'altra cosa, noi non abbiamo attivato le donazioni, eh? Quindi non ce lo chiedete nemmeno, non le abbiamo assolutamente attivate, perché non, no, ci sembrava adeguato, perché no, alla situazione. Sapete cosa? Non è che non vogliamo soldi. Noi ogni giorno della nostra vita vogliamo soldi, ma se non siamo consapevoli che qualcuno ha sofferto per darceli, non siamo contenti. No, veramente qua quelli che soffrono siamo noi. Perché? Perché abbiamo un po' sofferto. Beh no, dai, il tonno era buono. Io continuo a consolarmi pensando al tonno, ti rendi conto? Intanto Mr. Frapo qua non può donare, quindi regala abbonamenti alla gente. Cazzo, Mr. Frapo. Mr. Frapo deve per forza... Ah, non solo animazione, che tra le altre cose è Luchino, che ci ha aiutato anche con la grafica del canale. Io penso che ci sia solo da... non lo... Aspetta che tolgo questo. Le attiverete in futuro? Non, ragazzi, non credo che attiveremo le... Le donazioni. Cioè, sostanzialmente, noi facciamo cose. Abbiamo fatto il fumetto. Bene. L'avete comprato, per noi è come se fosse in realtà... Tra le altre cose, è tornato, vogliamo dirlo, visto che siete in 2500, a parte che stiamo leggendo i commenti su Amazon, però abbiamo comprato, cioè abbiamo comprato, hanno finalmente riaggiornato le edizioni del fumetto su Amazon Prime, perché c'erano praticamente, c'era scritto da 2 a 5 mesi, ma in realtà non era assolutamente così, e il fumetto di per sé... Sta andando molto bene, quindi anche per quello grazie. Tra l'altro lo state prendendo tutti su Amazon, proprio tutti su Amazon. Cioè vendiamo più su Amazon che nelle librerie. Ragazzi, riscoprite il gusto di andare a farvi un giro in libreria, non per altro, ma perché vicino al nostro libro potrebbe essercene un altro. E quindi potreste pensare, guarda che merda sto libro, mo mi prendo quello di QDSS che è meglio. Giusto? Vedi, Lizzy Lisa, sì, lo ha regalato anche a me. Mister Frapo. Mister Frapo regala abbonamenti. Ma io credo che lui sia tipo, sai, quei miliardari eccentrici. Oggi mi sento di regalare abbonamenti. Cioè, vedono, capito, un bambino povero in un angolo e dicono: bambino, ti pago l'università. Dice: ma io andrò all'università tipo tra 10 anni, fino allora ti arrangi. Ok. Oh, siamo 2 ore in live adesso. Adesso. 2 ore ed è giusto. È il, giusto. Qui il tablet fa le 2:18 di notte. È sbagliato l'orario del tablet, però... 6 ore sono, in effetti. Sono le 15:18. Non era sbagliato per di troppo. 12, 13 ore, 11 ore. Vediamo un po'. Vogliamo le tue barzellette ostia? Allora, abbiamo delle barzellette, un nuovo libro di barzellette che ci è arrivato da Lucca, perché un ragazzo lo ha dato. Andare a prendere quel libro di barzellette? Sì, perché ne ho lette un po'. Se scorreggiassi in live faremmo un sacco di risultati. Senza dubbio, però ho visto che ormai scorreggiano tutti. E poi le rimangono nei video. Capisci? Poi le rimangono nei video perché il bello della diretta le scorreggia. Ti passo le cose che puoi... piano piano andare a rimuovere, mi raccomando, suddividile. Vieni. Purtroppo questo è il lavoro più brutto alla fine della fiera. Pulire lo schifo che facciamo mangiando è sempre impegnativo. Madonna che non ho mai visto una grafica così brutta. Qualcuno è stato pagato per fare questo. Federico Giurie. Madonna, falla vedere. Scusa, va bene, mettile là. Scusa, esatto. Scusa regia, io vorrei mostrare la grafica di questo libro perché secondo me è abominevole. Tanto le cose tagliate a metà, la carne bovina. Non so dove cazzo dobbiamo buttarsi così oggi. La sai l'ultima per bambini? L'ultima bambini? Cosa potrà mai andare storto? A parte che il libro è un po' vecchio.
È un po' vecchio, il prezzo è ancora in lire. 16.000 lire! Ma era un furto anche all'epoca. Dai, leggicene una. Davanti ad un campanile, un distinto signore sta rimettendo il proprio orologio, che l'aveva mangiato e gli aveva fatto male. Un passante si ferma e lo avverte. Signore, guardi che l'orologio del campanile è fermo. Oh, non ha importanza, risponde l'uomo, tanto è fermo anche il mio. Ma era una barzelletta. Una bambina si avvicina alla biglietteria dei pullman e dice: vorrei un biglietto da 1.000 lire. Per dove? Chiede l'impiegato. Oh, non ha importanza, è un regalo. Attendo al... Ad una festa un invitato chiede al padrone di casa: ma Roberto, non hai il tradizionale vischio portafortuna? No, figurati, io me ne invischio. Quasi quasi mi calo una pasticca di crusca. Federico, curioso: papà, è vero che gli animali cambiano pelliccia ogni anno? Sì, ma non farti sentire dalla mamma. Questa oggi la toglierebbero da tutti i libri. Questa è stata scritta in un momento... Ma che tristezza, un momento di tristezza assoluto. La maestrina appena arrivata, al solito Pierino, c'è il solito Pierino. Pierino, mi sai dire a cosa serve il legno? A fare gli alberi, signora maestra. Di tutta questa barzelletta, la cosa più surreale è una maestra che chiede a un bambino a cosa serve il legno. Perché è chiaro che gliela stai servendo su un piatto d'argento. Ce n'è una con Roberto da Crema, a pagina dopo. Porca. Un matto si tuffa in piscina, assaggia l'acqua ed esclama: strano, non è zuccherata. Eppure poco fa ho messo dentro l'acqua ben 3 zollette di zucchero. Forse, osserva un compagno di sventura, ti sei dimenticato di mescolarla. Due foche vedono un pinguino. Cosa c'è il rumore dei grilli da qualche parte? Perché... Ma penso che... Ce l'abbiamo. Un colmo. Il colmo per una maestra? Avere i figli ignoranti. No? Colmo per una maestra? Non lo so. Dai. Essere stata bocciata. Per una maestra? Vediamo se... È mai sessista questa roba? No. Colmo per una maestra. Vediamo la chat, vediamo qualcuno in chat. Ragazzi, il colmo per una maestra. Che dici, casca? Il colmo per una maestra. Non lo so, il colmo per una maestra. A non avere classe. Il bimbetto di un anno alla mamma. Mamma, mamma, dice articolando perfettamente queste parole. Oddio, ma tu parli, figlioro caro. Sì, certo, parlo. E adesso che parlo, che devo dire? Sì, è morto. Ma come si fa, dico io? Dai, l'ultima. 3 amici al termine degli esami di fine non anno. Non lo voglio sapere. Non credo. Avevo un ferro di cavallo con me come portafortuna, ma non ha funzionato. Si vede che era un ferro di asino. Aspetta che mi si... Mi si è disconnessa la chat. Non so perché. Perché troppi commenti sulla maestra. No, aspetta, ragazzi. Secondo me hanno scritto commenti per la maestra, prendilo in culo. Aspettate che ricollego la chat. Non so perché si sia chiusa. Sono rimasto agli ultimi commenti. Niente, non vuole proprio. Errore, riprova più tardi. Ha detto proprio no. Mi è appena tornato in mente un fumetto che non leggevo perché mi faceva schifo e si chiamava Solar Lord. Mi ha fatto sempre pensare a qualcosa. Ma la chat lì la ricevi? È il tuo tablet che... Sono io, ma sto ridendo da un quarto d'ora. Chi è che dice? Chi è che ha detto sono... Istigazione al suicidio e dire poco. Ma chi è che ride per ste barzellette? Cioè, vorrei capire, cioè, stai ridendo perché il tuo cervello non ci trova nulla di divertente, allora realizzi che tutta questa roba è stata stampata e venduta a 16.000 delle vecchie lire e ridi per questo.
Non ridi. Non lo so. Per le meccaniche umoristiche di queste brutte, brutte barzellette. Tra l'altro c'è il disegno di un cane fatto così male che sembra un testicolo con le orecchie. Guarda che schifo. Ah! Che cazzo. Come? No. Dai, non male che non ho detto. È solo l'acqua che ho tenuto in bocca per lavarmi i denti. Prendi i fogli di bambulla. Niente, non si ricollega. Si assorbono tanto tanto, preparati. Non mi si ricollega, scusate. Comunque, guarda, non so se abbia cambiato la camera, ma non credo perché la regia è corsa via. Regia, regisca. Hai fatto un casino. Ma dai, è solo l'acqua del mio spazzolino. Marcaccia la puttanaccia. Che minnezza. Un po' di carta. Scusate ragazzi, io intanto non è che mi sia... Sto cercando di ricollegarmi alla chat perché... Ma quindi Twitch si bugga? No, si è... Semplicemente si è disconnesso il... Il cazzafacqua. Twitch. È lentissimo, poi non capisco perché. Ok, mi sto ricollegando. Che cazzo stai facendo tu? Comunque da regista operatore ecologico oggi mi chiede, ha fatto tutto. Oh mio Dio. Dovremmo fare come le persone serie, cioè a un certo punto della fiera. Sì? Cominciare a fare un cambio, non so, location, quelle cose là. Invece noi non ce ne frega proprio un cazzo. Eh beh, a me piace stare qui perché qui abbiamo tutte le nostre radici. Le nostre narici. Eccoci, ce l'ho fatta. Si sta collegando la chat. Ok, adesso posso leggere i messaggi. Tutti quelli che arriveranno da adesso in poi, non so perché prima si era completamente andato a puttane. Oh, puliti puliti. Oh, ma che tutti i bic che vi state facendo oggi, le comprate un po' di cornici, amiche. Perché i big money? Cioè, non si fanno i big money. Ma perché secondo te stiamo facendo i big money in questa no, live? No, non so nemmeno quanti abbonati ci sono. 2-3 euro ce l'abbiamo, ragazzi. Se abbiamo fatto almeno 6 euro... Li devolveremo per i soldati italiani. Per metterci i tortellini un po' meglio di questi. Intanto... Quanto costerà una razione come questa? Qua siamo a livello Eurospin. Che cosa? A livello Eurospin i tortellini. Okay. Guarda che bella immagine che abbiamo. E si vede da qua, guarda. Bene. Eccoci qua. Scusate. Beh, la nostra live deve essere bella da vedere. Siccome manca completamente di contenuti, allora deve essere bella da vedere. Oh, scusate, ma c'era dell'acqua lì, la dovevo pulire. Non ti sentono, mi sa. Certo che mi sentono. No, anche se c'è la pubblicità. Tini, Maremma con tutti questi abbonati. Ragazzi, oltre al video in questione, ci sono aggiornamenti sui videogames che porterete sul primo e secondo canale nel prossimo futuro? Allora, in realtà ce n'è uno che porteremo nel prossimo futuro, non sappiamo ancora. Allora, c'è un gioco che ci sta piacendo, che è COD. COD ci stiamo divertendo, ci abbiamo giocato anche senza registrare. Salvo che ha rotto il cazzo perché continuamente tu vuoi giocare e invece devi aggiornare qualcosa. Io non ho mai visto un gioco aggiornare così tante. E io sono un utente Xbox. Sono un utente Xbox, l'Xbox aggiorna anche 3 volte al giorno. Aspetta. E quindi dobbiamo parlare dell'altro. E arriva venerdì. Ragazzi, venerdì arriva Death Stranding. Ormai tutta YouTube Italia ci ha giocato. No, tutta YouTube Italia no. Però, diciamo, gran parte della stampa specializzata e alcuni grandi YouTuber italiani, che però non siamo noi, hanno giocato Death Stranding. Mm. Quindi, signori, mi dispiace, ma per avere la voce del male dovrete aspettare. Per avere la solita voce bastarda che trova le bastardate dappertutto, i bug dappertutto, dovete aspettare. Però... Intanto sta prendendo 9 e 10, quindi fidatevi dei voti, non sentite l'argomentazione, tranquillo. Non perché... le leggete le recensioni. Insomma, io poi voglio... Posso fare Bastian contrario? Fai Bastiani, cioè. No, perché poi succede questo, no? E Kingdom Come 9 e 10. Sì. E The Last of Us 9 e 10. Sì. E The Legend of Zelda 9 e 10. Death Stranding 9 e 10. Death Stranding su più 10, il gioco che ha preso il maggior numero di 10
nella storia dei videogame. Uh-huh. Ma c'è un numero di 10. Cosa cazzo mi devo aspettare io? Un Kingdom Come? Ma il Metacritic di Anthem quant'era? No, lì eravamo sugli 8. 8, comunque immeritatissimo. Ed è morto. Anthem, stronzo Nicola che non ci sa giocare, eh? Pezzi di merda senza Dio. Non mi riferisco a voi, ma qualche pezzo di merda anche fra voi sta, perché il Vici Doom quello si muove anche... Serpeggia un po' ovunque. No, ragazzi, noi ci stiamo chiedendo, noi ne parliamo già da qualche anno di questa cosa, che non si va mai sotto il 7. Cioè, pensateci, quando è che avete visto un gioco votato 6,5? 6. Però ci dicono, infatti, in America sono più bassi. Incredibilmente. In Italia è tutti 9 e 10. Ma lo sai, ma te lo dico io. Perché siamo abituati a tifare. No, te lo dico io. E qua mi metto, mi inimico tutta quanta la stampa, perché questa è una cosa... Peccato, avevamo un così bel rapporto. Voi lo sapete perché mettono tutti quanti 9 e 10? Uh-huh. Lo devo dire? Dillo. Tu sei libero. Qua, ma, a parte i capezzoli. Allora, io mo vi faccio una su tutte. Cioè, vi dico. Quando un gioco deve farsi pubblicità, come cazzo la fa? La fa con i gameplay, la fa con i trailer e la fa con i voti. E indovinate un po' che ci mettono quando fanno il classico gioco ha preso 10, 9, 10... Ci mettono dei titoletti che riprendono a piene mani dalla recensione con annesso voto. E voi, così io faccio lo stronzo del popolo, no? Giochitalia.com. E voi pensate che una rivista che non sia di quelle più conosciute, perché in America si possono permettere anche di mettergli 6, IGN in America ha messo 6 e 4 a Death Stranding, IGN in Italia gli ha dato 9 e 3, 9 e 4, una cosa così. Voi pensate... Un allineamento editoriale incredibile. Che vadano a prendere il 6,4 di IGN America? Oppure quando faranno, perché lo fanno sempre, la pubblicità di Death Stranding e ci metteranno sopra i titoletti? Ci metteranno quelli che hanno dato 9 e 10? Ve le vedete le pubblicità che scrivono... Quest'anno COD è meno indecente, QDSS. Cioè... Ma veramente? Veramente ci stiamo facendo questo tipo di discorso? Finalmente From Software non ci abboffa i coglioni. Dai, dobbiamo fare gli stronzi? Cazzo, ma è sotto gli occhi di tutti, purtroppo però sembra che solo noi riusciamo a vedere oltre. Ma in realtà penso che lo vedano in tanti. Quest'anno con Death Stranding credo che sia... Basta leggere le recensioni. Yeah. America 6 e 8. Allora, 6 e 8, cioè significa una sufficienza tendente al buono, che potrebbe essere un ottimo voto se tu poi me lo relazioni a degli ottimi voti, che ne so, Breath of the Wild ti ha messo 9, non gli hai dato manco 10, vuol dire che stai tendendo al basso, hai quasi 2 punti meno. Scusa, di mi Breath vedi of the Wild. IGN America quanto ha messo Kingdom Come Deliverance? Scusa, no, perché voglio fare... Cerchiamo, poi la critica, quella... Cerchiamo di capire un attimino le cose. Gli ha messo che comunque è diverso da 9 e 10. 8 è troppo. È troppo. Però è comunque diverso da 9 e 10. Io ripeto, c'è una tendenza a volersi pubblicizzare. E come lo si fa? Quando uno ti dà in anteprima un gioco, te lo dà perché tu sei sicuro... in qualche modo ne parlerà bene. E tutti quelli che l'hanno preso in anteprima ne hanno parlato bene. Allora, la poi verità... magari è bellissimo il gioco, io non ho ancora visto. In realtà no, loro sono stati, perlomeno le testate grosse, sono state oneste nel contenuto della recensione. Perché tutti quanti hanno parlato di un gioco con diverse criticità. Hanno parlato di un gioco che effettivamente è ridondante. Hanno parlato di un gioco che non brilla in quanto a meccaniche di gameplay. Hanno parlato di un gioco che non offre chissà quale livello di sfida. Hanno parlato di un gioco che sostanzialmente è vuoto, che presenta poca varietà, ma poi hanno dato un 9. Oh, Dog, Death Stranding dice, a livello tecnico fa paura, però baffa le palle. Ti posso pure credere, io... Però tiro sulla parola, io non penso che tu faccia parte di alcune testate, altrimenti avresti cominciato a flammare qua e non ti saresti abbannato al canale.
Io credo che tu non l'abbia visto e che tu ti stia basando giustamente su quello che vedi in rete, così come noi in questo momento specifico possiamo dirti che siamo d'accordo con te, ma su una base completamente teorica. Invece la base pratica che ti possiamo presentare, che è proprio una cosa riscontrabile da chiunque, ragazzi, fatelo. Cioè perdeteci 5 minuti, 10 minuti, leggete le recensioni. Le recensioni sono infarcite di problemi di Death Stranding. E sono tutti quelli che ho detto, è ridondante, la I fa cacare, la moto si intoppolea, il gioco è tutto vuoto, c'è poca varietà nei nemici, i boss non sono niente di che, però poi 9. IGN Italia adesso sta 9-8. 9-8! No, ma tanto alzeranno tutti quanti voi, perché mo stanno a tirare tutti quanti alto. Secondo voi che faranno vedere, 9-8 o 10? Scommetti, c'è una scommessa? Al day one, quando faranno uscire il solito trailer con i voti, saranno solo 10. Solo esclusivamente 10. E adesso si stanno a fa gara a chi gli dà il punteggio più alto. Quindi date tempo un'altra settimanella, tutti quanti si allineeranno sul 10 e qualcuno ci metterà la lode, sperando di comparire nel classico trailerone. E la cosa che ci fa abbastanza sorridere è il fatto che queste testate si sentano pure un po' in colpa di fare questa. Io capisco che bisogna sopravvivere in un mondo fatto di opinionisti, di youtuber, di tutto quello che vuoi, devi sopravvivere, quindi fai queste pecionate. Però poi loro nelle recensioni inseriscono molte perplessità, molti dubbi per lavarsi un po' le mani. Però il problema è che il pubblico spesso non le legge le recensioni, si ferma al voto. Se tu dai 10 e nella recensione poi spieghi che il gioco potrebbe farti effettivamente cacare, non hai fatto per bene il tuo lavoro, hai fatto per bene... Hai preso per bene le parti della tua azienda, quello sì, ma non è proprio il lavoro che dovresti fare. Però effettivamente c'è 10 sarebbe la perfezione, vuol dire che ogni giocatore dovrebbe poter giocarci senza annoiarsi. 10 è la perfezione, e in un gioco in cui Kojima aveva detto tutto in Death Stranding è basato sull'interconnessione, l'interconnessione in Death Stranding a quanto pare, stando alle recensioni, è la stessa interconnessione tra giocatori che c'è in Dark Souls in single player quando lasci la robetta in giro. E dai, e forza! No, lì magari devi costruire, perché è un mondo in sandbox, né più né meno quello che succede su un server di Minecraft, ma fatto bene. Però, ripeto, finché non ci metto le mani sopra, non... No, no, ma ti ripeto quello che dicono le recensioni. Ok. Cioè, è limitato il gioco multiplayer a sporadiche cose che trovi in giro, interazioni ambientali. È vero che la stampa ha giocato il gioco in un momento in cui giocavano in pochi. Quindi avranno trovato un mondo abbastanza vuoto, povero di interazione. Esatto, e questa è una cosa che mi fa sperare per il futuro. A differenza di Anthem, che comunque ci avrei scommesso non sarebbe andato oltre il mese, in realtà non è andato oltre 2 settimane, e va bene. Qua ci scommetto un po' di più, perché? Perché se c'è dell'interazione, ci sarà sicuramente il FAG che si mette lì a fare, a costruire, a creare il mondo di gioco proprio per lasciare qualcosa di tangibile, eccetera, cioè finché in giro le palle a Kojima e dice no, beh, il mondo di gioco si resetta. Catastrofe, si resetta. Succederà anche questo. Però, cioè, fra un mese vedremo un mondo totalmente cambiato. E questo, a me, da videogiocatore casual, mi dà modo di dire ok, mo mi ci riaffaccio soltanto per vederlo il gioco, vediamo com'è cambiato, vediamo se realmente c'è stata questa interazione dagli altri giocatori. Un'altra cosa abbastanza inquietante è che visibilmente, proprio già dai trailer, si nota come le animazioni di Death Stranding siano state prese di pacco da The Phantom Pain, ma proprio di pacco. E a COD hanno rotto il cazzo per anni, quando spari al nemico fa sempre la stessa animazione, riciclone, riciclone, però il Kojima FAG non proferiscono parola sul riciclo di animazioni che si è fatto su Death Stranding. E allora tecnicamente tanta roba, tecnicamente tanta roba, però poi è un gioco che presenta delle componenti riciclate. Allora tecnicamente forse non è tutta questa roba, non è tutta questa novità, se ci sono elementi molto legati al passato. Noi non stiamo dicendo che il gioco sia brutto, però stiamo dicendo che le recensioni sono una cosa e i voti sono un'altra. Ah ragazzi, Streamlabs sta settato anche in inglese, quindi se voi scrivete associazione, S è culo, e quindi dice ah mi stai perculando, capito? Non è colpa di Streamlabs, sono le parole impostate. Io su COD l'altro giorno mi sono fatto un loadout, lo volevo chiamare stronzo io, Assalto, perché c'avevo il fucile d'assalto, non me lo faceva rinominare perché Assalto c'ha culo all'inizio, Ass. Ho dovuto chiamare torta alle fragole, perché se no non...
Possiamo prendere i ragdoll di Mega Rats. Ti ricordi? Madonna, che meraviglia i ragdoll di Mega Rats. Porca zona, se devo lasciare un saluto a tutti. Ciao a chi è scappato, che deve andare a lavorare. Sappiamo che l'orario è quello che è. Ragazzi, spendiamo due parole. Punto numero uno. Grazie a Hermes.biz, andate a vedere il sito, per la linea. Tra le altre cose dovrà fare anche delle linee performanti per gamer e vorremmo recensirle, quindi andate a dare uno sguardo. Punto numero due, da domani inizieranno tutti quanti gli altri stream, e quindi se fate il follow siete aggiornati e potete vedere. Sono tutte persone che fanno degli stream a parte, ma faranno cose completamente diverse sul nostro, quindi... Sì. Scopriremo, anche questo è un mondo molto dinamico che si andrà a creare. Questo novembre è un gigatest e dipenderà anche molto da voi, da come la prenderete. Credo che vedrete molto presto anche dei piccoli video in 4K su quei due sul server, visto che adesso che abbiamo questa connessione nuova non ci dobbiamo fare troppi problemi a caricare file un po' più pesantucci. E questo che succede? Che li dovete guardare in 4K? No. Quando tu carichi un file in 4K su YouTube migliora sensibilmente anche la qualità del 1080. Quindi questa è una cosa che ci fa piacere. Prima quanto tempo ci avremmo messo a caricare un file in 4K, magari a 35? Vabbè, fai conto che ci metti comunque sia un'oretta per 10 minuti, in questo modo ci metti 10-20 minuti di massimo. Un'oretta per 10 minuti? Sì, un'oretta per 10 minuti con una 10 mega fissa. Ma dipende sempre dal bitrate a 4K. No, 4K devi farlo almeno a 40. A 40 non ci metti un bozzo di più. Io li faccio a 40 i miei video in 4K. E quindi ci metteremo comunque, Però comunque potremmo fare, prima ci avrebbe impallato i PC per tutto il giorno, invece adesso ci possiamo permettere. Ma sapete che cosa? Il 4K monitor Full HD, tu hai ragione, però se provi a mettere il 4K su YouTube e hai una linea performante, tu vedi anche col monitor Full HD, lo vedi meglio quella cosa là, più lo vedi più dettagliato. Perché YouTube cambia modo di encoding quando tu gli dai un file 4K. Usa proprio un altro codec e il 1080 ne giova. E sono esperimenti che abbiamo fatto, fatti su cose dell'altro cinema, molto spesso tutti quanti fanno «Ah, che bello, Sinai, bravo, 4K!» Non è 4K. Mai stato 4K quello. L'ho caricato in 4K e voi lo vedete benissimo, ma per altri motivi. Ragazzi, se vedete dal tab e avete buoni 10 secondi di ritardo, se potete prendere un PC, vabbè, ma tanto sono commenti, cioè non è... Cioè comunque pure 10 secondi di ritardo. Non è che ci stai a lanciare un frisbee. Per chi ha la connessione al crice si attacca al cazzo e tira fortissimo, oppure va su Hermes.biz. Sai che il mio cane ha laggato per un po'? Sì. Ha avuto un brutto incidente neurologico il mio cane, è un po' sfigato il buon Toff. Vabbè, tutto legato alla prima cosa. Comunque sì, ha avuto 5 crisi epilettiche in un giorno, l'ultima l'ha avuta a mezzanotte e per 3 giorni vedeva rallentato. Cioè se io gli facevo così con la mano, lui continuava a guardare fisso e poi faceva così. Era come se vedesse... Drogatissimo. Sì, vedeva le cose con la scia e non vedeva i muri, quindi ci sbatteva, diciamo. Cioè è stata una cosa orribile, però l'ho capito tardi, che all'inizio pensavo che fosse proprio completamente scemunito. Invece ho capito poi che aveva il lag. Quindi sono riuscito pure a dargli da mangiare, portarlo fuori, perché ragionando da videogiocatore negli anni 90, quando io pingavo 170, ho detto il mio cane pinga sui 1200 più o meno. E quindi... tu sparavi e poi vedevi la persona che passava. Sì, sì, terribile. Io intanto ho ridotto questo per tirarlo in testa alle persone. Che ci dicono? Fammi giocare Toffo, gli migliorano i riflessi. Potresti farlo giocare sul tablet, come fanno con i gatti. Tu sai qual è il problema con le zampe di Toff? Poi devo bruciare il tablet. Ma poi l'hai formattato, mi chiedo. Formattato. Ma ora sta bene? Sì, adesso sta bene. È un po' addormentato perché per tenere sotto controllo le crisi epilettiche purtroppo deve prendere della roba barbiturici e lo tengono... Cioè diciamo che adesso è un border collie moscio, quindi è un labrador molto attivo. Ma poveri labrador. I labrador sono dei tappeti. Intanto che cambiamo argomento, ci vuole una barzelletta. Leggo quella più lunga che ho trovato. Un ragazzone grande e grosso ha deciso di sostenere gli esami per divenire istruttore di nuoto in una famosa spiaggia della Costa Azzurra. No, ho capito come finisce. Muore. Tutti vogliamo fare gli istruttori
di nuoto in una famosa spiaggia della Costa Azzurra. Beh, perché poi gli istruttori di nuoto nella spiaggia? Cioè, un istruttore di nuoto non va a allenare a mare, scusami. Come no? Vedi uno che sta al largo, gli fai, scusi, lei sa nuotare? No! C'è bisogno di un istruttore. Ma non ha senso. Vabbè. Gli esaminatori sono severissimi ed infatti la prima domanda è un po' complicata, attenzione. Mi spieghi in poche parole il principio della rianimazione. Possiamo distinguere due fasi nella rianimazione, dice il bagnino. Questo lo aggiungo io perché è un bagnino e non ho scritto né istruttore di nuoto, però è un bagnino. Cioè, magari fa più ridere. Possiamo distinguere due fasi della rianimazione. Una prima fase in cui bisogna far uscire le persone in pericolo dall'acqua e una seconda fase in cui bisogna far uscire l'acqua dalla persona in pericolo. E ci sono tre punti esclamativi alla fine e credo finisca qui. Ma queste non sono fasi della rianimazione. La prima è chiaramente la fase del salvataggio. Di che cazzo stiamo parlando? Io mo te la ripeto perché forse... Ma è una merda. Te la leggo di continuo. Sì. Così. Un ragazzone grande e grosso ha deciso di sostenere gli esami per diventare istruttore di nuoto in una famosa spiaggia della Costa Azzurra. Gli esaminatori sono severi. Perché poi un bambino che cazzo ne sa della Costa Azzurra? Queste sono per bambini. Un ragazzone grande e grosso ha deciso di sostenere gli esami per divenire istruttore di nuoto in una famosa spiaggia della Costa Azzurra. Gli esaminatori sono severifici ed infatti la prima domanda è un po' complicata. Mi spieghi in poche parole il principio della rianimazione. Possiamo distinguere due fasi della rianimazione. Una prima fase in cui bisogna far uscire la persona in pericolo dall'acqua ed una seconda fase in cui bisogna far uscire l'acqua dalla persona in pericolo. Tre punti esclamativi. Io veramente... Ora te la racconto io una bella barzelletta, la posso dire? Angulo, questo. Una signora entra in chiesa ed entra nel confessionale, fa: padre, padre, ho peccato, ho tradito mio marito e l'ho tradito con il cane di casa, non so che cosa mi è preso, un raptus così, e adesso ogni settimana faccio l'amore con il cane di casa quando mio marito non c'è. Che dice Don Mauro? Ho peccato troppo. Signora, non lo so dove sta Don Mauro, sono entrato a cagare io. E qui finisce così. È una bella scena. Io non ho capito, i brividi. Bex. Ma è forzata per forza, una barzelletta, ma per bambini. Ma che cazzo ne sa il bambino della Costa Azzurra? Una fanciulla va per la prima volta dal dentista. Scusi, sa, signorina, ma non è necessario che spalanchi tanto la bocca. Ma non dovete introdurvi trapani, pinze, medicazioni, otturazioni. Sì, la interrompe il dentista, ma io resto fuori. No, non è porno. Lui, nel senso, è lui che resta non fuori. Ci non devo ci entrare tutto quanto dentro. Tu hai pensato subito al pene tra i denti della paziente, no? Ci abbiamo perché, pensato un perché po' perché sei un bambino cresciuto troppo. Ma come cazzo? No, prendine una lunga, perché sono quelle che vengono tirate di più per i capelli. Aspetta, trovo una lunghissima. No, questa è una parte... Eccola qua, oh, quanto è lunga questa? Tra l'altro non si capisce nemmeno dove cazzo finisce. Ah, qui inizia qua. È lunghissima, ragazzi, è una storia. Ok, dal Vangelo secondo Matteo. Un guardapesca si sta accingendo a dare la contravvenzione ad un tizio sorpreso a pescare senza licenza. Voi state facendo una vera e propria ingiustizia sociale, replica l'uomo con enorme faccia tosta. Tutto con i trattini, non si capisce un cazzo. Ah, e allora cosa ci faceva quel vermiciattolo attaccato all'amo della vostra canna da pesca nell'acqua? Io stavo solo cercando di insegnare al mio carissimo vermiciattolo a nuotare. Tenga, lo guardi pure. Potrei mai dare io, un così grazioso animaletto in pasto a delle belve affamate, due punti di domanda, sto morendo? Effettivamente non può essere, mi devo essere senz'altro sbagliato. Questo verme stava sicuramente imparando a, con l'accento, nuotare. Ma l'uomo ha appena finito di tirare un grande sospiro di sollievo per la mancata multa che il guardiapesca aggiunge. Ma la contravvenzione gliela devo fare ugualmente. E perché? Perché in questo luogo è vietato fare il bagno nudi e il suo verme non ha certo il costume da bagno. Tre punti esclamativi distanziati almeno di due spazi uno dall'altro. Io non è... Io spendo sempre che abbia il cazzo per fuori. Parla sempre di piselli. Madonna, il bambino se è focomelico. Sta pure Lucio Dalla. Una signora sta aspettando da più di 3 ore idraulico senza la L.
Scusi signora, fa l'uomo non appena arriva, ma non mi è stato possibile arrivare prima, sa, il traffico. Spero che comunque abbiate potuto fare qualche cosa. Sì, ho insegnato ai miei bambini a nuotare. Ma che cazzo? Che si è allagata la casa. E lei ha due bambini, Marta e Alessio. Alessio se la cava a nuotare, sa. Marta invece sta in un angolo con un po' di pieni d'acqua, non può fare più niente. Io non ti sto perdendo il microfono. Mi dispiace. Ragazzi, ma non trovate che questa live sia molto sbarazzina? Fammi leggere questi commenti, perché... Ma guarda che secondo me il libro di Barzelletta ha abbassato... Eh? Ha abbassato tantissimo la qualità della live. Eh? Sono usciti tutti. Il silenzio non è mai stato così forte. Dagli fuoco, il silenzio non è mai stato così forte, perché c'è tanto vento, quindi in effetti sentite proprio il vento. Infatti domani, quando monterò il video che abbiamo registrato oggi, io penso che un paio di bestemmiotte le tiro. Ma che mamma! Finalmente tornate un giovedì, che ne pensi? Ma io che cazzo devo fare prima giovedì? Perché poi venerdì c'è Death Stranding. Vabbè, giovedì sera... Ma io dovrei fare un gruppo d'ascolto di Adrian. No... Facciamo una live su Adrian. No. Dai, io devo fare un gruppo d'ascolto. Adrian in live, Mario. No, Adrian in live no. Però un gruppo d'ascolto su... Ma come fai? Come lo fai un gruppo d'ascolto? È tipo, fai... crei un post su Facebook. Vabbè, c'è Twitter per quello. Io non lo so usare Twitter. Impari. No. C'è l'hashtag, ci sarà sicuramente l'hashtag Adrian. Secondo me sarà bellissimo il nuovo Adrian. A che ora lo faranno? Sempre a un orario terribile, tipo le 9:30, così vai a dormire all'1, no? Anche Victor Lazzo lo farà le live, ovviamente. Sì, infatti, le fa già Mattia, perché devo fare pure io? Non credo che farà un gruppo d'ascolto. Senza dubbio, però... Però potrebbe. Stai giocando Cat Quest 2? Io l'ho già completato, è un gioco di merda. È bellissimo, ragazzi, ma ve lo porto insieme alla Naui, perché questo disgraziato non lo vuole giocare con me... E quindi lo porto insieme alla Naui, ve lo portiamo appena riusciamo a capire come funziona la funzione di Steam che ti fa giocare online in locale, portiamo un Cat Quest. Tra l'altro Cat Quest lo sto giocando in triplice copia, perché una volta ci ho provato con te, poi lo porto con la Naui su YouTube, l'ho pure ricomprato per PlayStation, ci gioco con la mia ragazza. Lo so a memoria Cat Quest 2. Da me non prende Hermes, non c'è fibra, prende solo Vodafone, come posso fare? E Hermes si sta allargando perché è una ditta di Termoli, del Molise, quindi chiamali direttamente. Celentano ha detto che Adrian sconvolgerà tutto. Come sconvolgerà? Ma perché dovrebbe sconvolgere? Alla fine canta e si vede il fumetto fatto male. Cioè, cosa? Vabbè, ma per Celentano questa... Già il fatto che... Capito? Il cartone animato lo presenta giovane, è pieno di muscoli. Quello sconvolge tutto. Cosa? L'hai visto Adrian? Lui è pieno di muscoli, giovane, bellissimo. La volpe. E quello, a Adriano Celentano piace moltissimo vedersi. Ma perché dovrebbe sconvolgere? Perché non dà sconvolto a te, Adrian. Certo, qual senso. Ma tu l'hai visto tutto? No, ho visto solo gli highlights. No, devi vedere le puntate. Sono di una pesantezza. No, ma scherza, c'ho altro da fare nella vita. Ma guarda che... Allora, tu, ragazzi, tutti insieme, possiamo far tornare Redez sulla, è vero sulla che, retta via? È vero però che la pubblicità è più basso volume, perché lo sento da mia nonna. Perché più alto si chiama clipping. Tra un beautiful e un altro, ma poi arriva la pubblicità di Celentano, perché è l'orario top, no? Per a pranzo da mia nonna, e purtroppo mi becco queste cose. E ho notato, in effetti, con mio grande stupore, che non arrivava a 2000 decibel in più. No. Perché secondo me ha fatto ammenda, ma secondo me avrà fatto ammenda anche nel film di animazione, chiamiamolo come si chiama. Secondo me si sono presi questi 7-8 mesi, quanto cazzo di tempo si sono presi, per tagliare tutto per bene, togliere le lungaggini e portare dei contenuti live in mezzo al cartone animato. Perché si sono resi conto che la gente che ama Celentano, non ama neanche le sue canzoni, non ama la musica, non ama la vita, ama Celentano e basta, proprio sessualmente parlando. Quindi se non gli metti Celentano davanti ogni 5 secondi, non gli piace lo show. E quindi hanno guardato Adrian sperando che a un certo punto venisse fuori Celentano a non dire un cazzo come fa di solito. Non dice un cazzo. Sta là, guarda in camera. Vabbè, ma lui ha lo sguardo perforante, di solito ha gli occhiali appunto per questo. Poi c'è la regia sul pubblico.
si inquadra una ragazzina di 20 anni che sta così innamorata, chiaramente sono immagini tratte dal concerto di Justin Bieber, cioè lei così innamorata, poi tornano su Celentano, pubblicità. Celentano dietro le quinte fa, raga, pure stavolta non ho scritto un cazzo e stiamo facendo un sacco di audience. Vabbè, dai, ah. Persino Milo Manara si è dissociato. Sì, pure Milo Manara si è... Ma perché hanno usato delle bozze che aveva fatto nel cartone animato? Cioè, capito? È come se tu chiami, che ne so, Beyoncé a registrare un disco, no? E lei prima di cantare, sai, si fa... Oh, si fa gli esercizi, poi si ritrova quello nel disco. Che cazzo avete fatto? Mi stava a scaldare la voce, porcaccia di una puttana. Stessa cosa hanno fatto con Milo Manara, eh. Da me, per la disperazione, un operatore locale ha cablato una zona di montagna con la fibra fino a casa. Con 60 euro al mese, andare 500 in download su una montagna. Sono il... Puttana. 500 in download su una montagna? Ma che cazzo se la prendi? Puoi mettere su una videoteca. Non ti dico come, con che modalità, ma puoi farlo. Tanto stanno esplodendo anche le icone in chat. Ci sono le icone con la tua faccia. È molto belle queste icone. Ma The Other Worlds, avete provato? No, non l'abbiamo provato. E accenderò un cerino per ricordare questa cosa. Ma perché tu lo vuoi provare? No. Cioè, mi piacerebbe, ma non ho troppo tempo da dedicarci. Invece COD, partitella, 10 minuti e via. Se sa via. Se sa via. Quando sa via si gioca bene. Intanto, ecco, sono uscite anche le mie facce, insieme alle tue adesso. Procioni. E no, stolti, non dite, loro spammano le emoticons. Ma no, tanto c'è il nostro chatbot che stacca tutto, stacca le braccia, le gambe. Metto qui io. Procioni, cose. Non sanno che abbiamo aggiunto delle icone, che se tu sblocchi il livello successivo c'è il balibo. Il balivo, ma balivo c'è anche alcuni Harry. Harry, basta, non esagerare. In effetti, vedi, si controllano, però è una chat molto... Sì, ma perché questi sono, vabbè, sono comunque i primi. Questi sono i migliori. Comunque questi qua sarebbero morti, eh. Ma questo è per evitare che appiccano incendi. Io una volta l'accendevo con i coltelli. Ah, sì. E mo ce ne andiamo a fare in culo. Ce ne andiamo a fare in culo. Perché è pubblicità. È bastardissimo. Ma credo che siano semplicemente troppo andati questi qua. Sono troppo umili, altrimenti sarebbero partiti. Sono umili. Sono umili. Secondo me tutto sta a trovare il fiammifero giusto. Perché alcuni si accendono, altri no. Bisogna prendere quelli che stavano in mezzo ad altri. Le sedie sono bellissime. Che sedie ti riferisci? Queste. Vi faccio vedere la sedia. Queste sono le IKEA, vai, 9,90 euro, ma c'è scritto sopra, vi dico pure il modello dell'IKEA. Non dici poi appena, scusami, zoom qua. Questa non l'avevo notata. Non devi salire sulle sedie. È più di così un po'. Ci sei quasi a fuoco. Vai sullo scotch. Vabbè, ci sta un uomo su una sedia. L'ho accesa. Lo sono accesa. Ma che bravo. Hai visto? Mister Fravo ha livello per 2 mesi. Mister Fravo, smetti, non era detto. Il coltello dalle mani di Sinergo. Guardate, a filo il coltello con quello di legno. Allora, ragazzuoli, se volete farci qualche altra domandina, se no io direi che... Ah sì, io direi... Possiamo rallentarla questa chat. Oggi è andata così. Dalla settimana prossima ci vediamo... Un'oretta però. Facciamo un'oretta molto più tranquilla, ma anche perché questa cosa deve riprendere un attimo il ritmo, quindi ogni settimana ci vedrete comunque qui disponibili. Sì, ma dalla prossima settimana ci saranno tante novità, ragazzi, perché abbiamo un corso di ventriloquismo da portare in live. Tra le altre cose, posso dirlo? Cosa? Faccio lo spoiler. Cosa? Avevamo detto che ogni mese ci sarà una novità, ma quella di dicembre... Quella di dicembre è grossa, io. Quella di dicembre non la sa manco lui. Ma non lo posso dire ancora, perché sennò questo mi sputa in live.
Comunque, potete arrivarci? Non lo so se potete arrivarci. Io non ci arrivo. Dobbiamo fare un video anche per QDSS Club, tra le altre cose. La faremo, la faremo. La faremo il video. La faremo il video. La neve l'ha sempre fatto. Io intanto... Ragazzi, io direi che questa live si può chiudere qui. Noi adesso andiamo a fare altre cose che riguardano sempre il nostro universo, l'universo quei due sul server. Ad esempio, che possiamo andare a fare adesso? Che cosa? No, dico, adesso che andiamo a fare noi? Adesso andiamo a registrare. Esatto. Ma prima? Cacare. Bravo. E ci sono solo due bagni qui. Che bello. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Regia, stacca la live. Fra 3, 2...